Russia 2018, la partita. Se chiedete ad un bambino, quando tira calci ad un pallone, qual è il suo sogno, lui sicuramente vi risponderà: giocare la finale della Coppa del Mondo e vincerla. Buonasera, gentili ascoltatori, dallo stadio Luzhniki di Mosca. Buonasera da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Paolo Ranaldi vi racconterà la finale dell'edizione del Mondiale 2018 tra la Francia di Didier Deschamps e la Croazia di Zlatko Dalic. 80.000 spettatori sugli spalti, la Coppa del Mondo che in questo momento fa il suo ingresso all'interno del terreno di gioco a trascinarla lì. Dove deve stare il capitano della Germania che 4 anni fa vinse nella finale di Rio de Janeiro contro l'Argentina il titolo? Philipp Lahm, che ha abbandonato da poco l'attività agonistica, la mostra al pubblico dello Luzhniki Stadium. Eccolo qui il trofeo più ambito, del quale parlavamo prima. Mentre le squadre sono nel tunnel, le squadre stanno per entrare in campo con le seguenti formazioni. Così la Francia: Lloris tra i pali, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez in difesa, Kanté e Pogba a presidio della mediana, nella batteria delle mezze ali Mbappé, Griezmann e Matuidi alle spalle di Giroud. 4-2-3-1 per la Francia, 4-2-3-1 anche per la Croazia, con Mandzukic punto di riferimento offensivo, Perisic, Modric e Rebic alle sue spalle, Brozovic e Rakitic in mezzo al campo. La difesa da destra a sinistra, avversari con Loren, Vida, Strinic, tutti davanti a Subasic. A dirigere la partita sarà il signor Nestor Pintana della Federazione Argentina, il capo dell'ufficio VAR. Sarà invece il nostro Massimiliano Irrati. Ora uno spot prima dell'ingresso delle squadre in campo e degli inni nazionali. Le squadre stanno per entrare all'interno del terreno di gioco, le formazioni le abbiamo declinate, vi abbiamo detto nel prepartita praticamente tutto di questa sfida, a me non resta adesso che introdurre in trasmissione uno che questa atmosfera l'ha già vissuta. D'accordo, era tanto tempo fa, era il 1982, era un'altra capitale, era un'altra città, Madrid, era un'altra finale, quella tra Italia e Germania. Buonasera Fulvio Collovati. Buonasera Francesco, non farmi sentire troppo vecchio, perché hai ragione te, io sono uno di quei bambini fortunati che ha avuto la fortuna, scusami il gioco di parole, di alzarla quella coppa. È l'ultimo atto, quello più affascinante, quello che regala delle emozioni uniche, indescrivibili, le facce tese. Guarda, noi stiamo trasmettendo, ma io vorrei trasmettere, far capire agli ascoltatori le emozioni, le facce tese dei giocatori, chiudono gli occhi prima di entrare in campo, prevale naturalmente la tensione, la favorita sulla carta potrebbe essere la Francia contro l'outsider, attenzione, questa Croazia in una finale inedita, come dicevi tu, il talento, c'è tanto talento in campo, c'è tanta gioventù e tanta esperienza, per cui ci attendiamo una grandissima finale. Ed eccole qui le squadre che parteciperanno alla finale, che daranno vita alla finale, che vengono scortate sul terreno di gioco dal signor Nestor Pintana della Federazione Argentina, che appunto dirigerà la sfida, ovviamente, e questo Fulvio lo sa bene. In mezzo alla passerella delle due squadre c'è la Coppa del Mondo, c'è il piccolo podio con la Coppa del Mondo che nessun giocatore guarda, vero Fulvio? No, non lo guardi. Non la guardi perché il tuo sguardo, la tua concentrazione è tale che tu fai fatica anche a cantare l'inno, adesso vedremo poi se i giocatori avranno la forza di cantarlo. E le squadre sono adesso al centro del terreno di gioco proprio per l'esecuzione degli inni nazionali, un altro momento fondamentale di un campionato del mondo, un momento ad altissimo contenuto emotivo. Vedremo con che inno si inizierà, probabilmente, visto che i giocatori francesi si abbracciano, con la Marsigliese. Ed ecco le note della Marsigliese.
ovviamente un inno meraviglioso, la Marsigliese, l'hanno cantato a squarciagola tutti i tifosi francesi presenti allo stadio. Ora toccherà invece ai supporter croati cantare il loro inno e alzare le note nel cielo di Mosca. Immagino che negli occhi, nei cuori dell'anima, non solo dei calciatori ma di tutti i tifosi, siano essi francesi o croati, che stasera sono qui a Mosca allo stadio Loznicki, siano passate le immagini di una vita, perché è ovvio che un momento così non è soltanto un momento di sport, non è soltanto un momento in cui può diventare campione del mondo di calcio, dello sport più seguito al mondo e più bello del mondo, ma poi evidentemente raccontare a tutti, e potrai raccontare a tutti, che quel giorno hai visto quella finale, che quel giorno hai assistito al viva quella finale, che quel giorno hai giocato quella finale, che tu l'abbia vinto o l'abbia persa, alla fine ha la sua importanza, certo, ma l'importante è essere qui, l'importante è partecipare a questo evento meraviglioso. Maglia blu per la Francia con maglia bianca a scacchi bianco e rossi per la Croazia, Fulvio Collovati. Abbiamo detto veramente tutto di questa partita, forse ci siamo dimenticati tra virgolette di una sola cosa: questo confronto a distanza, Luka Modric, Kylian Mbappé, sì. Chi vincerà il pallone d'oro? Probabilmente chi vincerà stasera il mondiale. È un confronto anche, analizzeremo i confronti tattici interessanti di questa partita, che all'apparenza è anche molto equilibrata, ma il confronto tra le due stelle che potrebbero mettere le mani sul pallone d'oro è affascinante. Questa sfida è decisiva. Luka Modric, 33 anni, Kylian Mbappé a soli 19 anni, pensate un po', deve fare 20 anni a dicembre del 2018, due generazioni di confronto, il futuro naturalmente nelle mani del francese, ma Luka Modric, consentimi di dirlo, ha una grande possibilità questo pomeriggio di conquistare il pallone d'oro. Prima di raccontarvi tutto, un altro spot. Il campo di gioco è sgombro, finalmente soltanto calciatori, un pallone, un arbitro, il meraviglioso manto verde della appunto campo dove si gioca la finale, dove sta per iniziare la finale della Coppa del Mondo tra Francia e Croazia. Sarà la Croazia a battere il calcio d'avvio e i giocatori croati attaccheranno in questo primo tempo da destra verso sinistra. Rispetto alla nostra postazione, il signor Nestor Pintana, che va a dare uno sguardo d'intesa con i propri collaboratori, si pensa semplicemente adesso alla countdown mentre vengono inquadrate sui tabelloni enormi dello stadio Luzhniki le facce più attese, quelle di Modric appunto e di Mbappé, mentre si stringono in un abbraccio ancora Mbappé e Perisic, mentre si sono abbracciati poc'anzi i due commissari tecnici Dalic e Deschamps. 2-1-0, è iniziata la finale della Coppa del Mondo edizione 2018 a Mosca tra Francia e Croazia, e la Francia che prova adesso a entrare in pressing sui portatori di palla avversari, costringendoli al retropassaggio verso Subasic, che rilancia a lungo nella metà campo dei Bleu. Il pallone colpito di testa da Varane finisce sui piedi di Perisic sulla corsia di sinistra. Rakitic immediatamente ad alimentare il tema offensivo croato con il pallone che schizza ancora sui piedi di Brozovic. Il palleggio della nazionale di Zlatko Dalic con la sfera toccata da Vida per Luka Modric, che va in contatto per la prima volta con la sfera appunto e la distribuisce ai propri compagni del pacchetto arretrato. Così viste le squadre, così vista in particolar modo la Francia, ci sembra effettivamente essere schierata con un 4-2-3-1. Ora Mbappé non trova il pallone in fase di interdizione, lo trova Varane che lo fa rimbalzare sui piedi di Mandzukic, che guadagna una rimessa laterale in favore della Francia, la prima della partita, che verrà effettuata da Pavard al settore difensivo destro del suo schieramento di fronte alla panchina occupata da Didier Deschamps. Kanté all'indirizzo di Pogba, che non arriva a controllare questa traiettoria, arriva Griezmann a soffiarla agli avversari,
per Mbappé in posizione dalla destra, sul quale monta subito guardia aspettata Strinic e con la punta del piede gli mette il pallone fuori dal perimetro di gioco e quindi in fallo laterale con le mani ancora a Pavard. All'indietro all'indirizzo di Vahan, il quale torna addirittura nei propri 16 metri lì dove controlla Lloris, da questi per Umtiti, con lui il quale ha deciso la semifinale, mentre attenzione che adesso Umtiti viene messo giù da un intervento in pressione di Luka Modric, molto sportivo il capitano della Croazia, va ad aiutare ad alzarsi il centrale difensivo del Barcellona. Il gioco che riprese, i minuti sul chilometro che sono già due nel corso del primo tempo a Mosca nella finale della Coppa del Mondo tra Francia e Croazia. Il punteggio che ovviamente è ancora fermo sullo 0-0. Pogba, Umtiti dalla prova a tre quarti, verticalizzazione, viene anticipato adesso Giroud, ma rientra in possesso del pallone grazie a una carambola fortunata. La Francia che prova a ripartire dalla corsia di destra, ancora con Paul Pogba che va ancora in verticale verso Griezmann, nella chiusura e quella divida per Rakitic che fa adesso carambolare la sfera proprio sul corpo di Mbappé, guadagnando la rimessa laterale. Non ci sembrano fasi di studio, Fulvio Collovati, l'impressione è che le due squadre vogliono immediatamente e reciprocamente attaccare le rispettive tre quarti campo. Ed è molto strano perché le fasi iniziali sono sempre molto, molto di attesa, tu lo sai, la Croazia è una squadra per natura molto compatta, attenta, non concedere spazio, soprattutto sulla sua fascia sinistra. Uno dei temi importanti di questa partita potrebbe essere il duello tra Strinic, pensa un po' che non deve essere lasciato assolutamente solo contro Mbappé, è una sfida impari in partenza, ma la Francia è anche molto attenta a non concedere gli spazi con gli equilibri con Kanté, Matuidi, di solito pressa poco, è un attendista la Francia, però abbiamo visto in questa prima fase invece che è molto pressa molto. Attenzione che però perde palla ora Pavara, se ne va Perisic, corsia di sinistra, tenere di rigore, Perisic passo doble, prova ad andare via, c'è la chiusura dei giocatori francesi, in particolare con Umtiti che si accontenta di concedere la rimessa laterale agli avversari, sbavatura francese in fase di impostazione del gioco, in particolar modo di Pavard che ha dato il via libera a Perisic sul lato di competenza, quello sinistro, l'esterno dell'Inter, è arrivato in area di rigore, il suo traversone gli è stato poi inibito dalla chiusura come detto di Umtiti che ha messo il pallone in fallo laterale, rimessa con le mani è in favore della Croazia proprio con Strinic in area, il tentativo di controllo di Mandzukic che in qualche modo viene francobollato dagli avversari, c'è il tentativo di rinvio ad opera di Mbappé che mette il pallone subito fuori, non lo raggiunge Giroud, lo raggiunge invece Brozovic che sempre con le mani mette all'indietro all'interno della propria tre quarti per Dida. Minuti sul cronometro 4 nel corso del primo tempo, ancora 0-0 tra Francia e Croazia, ma è la formazione di Zlatko Dalic che ora prova ad attaccare dalla corsia di destra, in particolar modo col centrale del Liverpool Loren, il quale si ferma, attende lo sviluppo dell'azione di qualche suo compagno di squadra che prova a liberarsi sull'asse destro del terreno di gioco, poi preferisce girare centralmente, lì lancia a destra ora di Rakitic per il controllo di Rebic con il petto all'altezza della linea laterale, anche lui prova a saltare gli avversari, grande l'imbucata verso la linea di fondo, parte il cross in mezzo prima di Mandzukic, c'è la chiusura ancora di Van, il centrale difensivo del Real Madrid che mette il pallone fuori, ma la Croazia che prova a spingere in questi primi minuti tenendo il pallone ancora dal fronte offensivo destro del suo schieramento, Modric, il pallone per Versalico che prova ad andare via, era stato ottimo il suo cross in precedenza sul quale c'è stata la chiusura di Varane su Mandzukic, Kanté prova in qualche modo a disimpegnare affidandosi ora al fisico di Giroud, il quale perde il duello però con i diretti avversari, Vida poi si accontenta di dare il pallone dietro per Subasic, il quale lo distribuisce immediatamente fuori dalla sua area di rigore, c'è ancora Loren in possesso di palla, c'è Brozovic che la chiama in cabina di regia, il giocatore dell'Inter chiama poi all'azione Luka Modric, va in profondità per il colpo di testa di Mandzukic, prova ad azionare alle sue spalle Rebic, duello fisico con un avversario che però viene vinto da Kanté, Kanté giocatore fantastico in fase di interdizione non solo, e poi Umtiti che fa carambolare il pallone sui piedi e sul corpo dell'attaccante della Juve Mandzukic, guadagno e rimessa al fondo, i minuti che sul cronometro sono 6 nel corso del primo tempo, il parziale che è fermo sullo 0-0, Fulvio Collovati, ci sembra però la Croazia più determinata della Francia, segno evidente che ha paura di tirarla per le lunghe perché la condizione fisica è quello che è. Assolutamente, bisogna tenere presente anche tutto ciò, dici bene Francesco, la Francia sembrava aggressiva nel primo minuto ma dopo un minuto è ritornata attendista come nella sua natura. Non aggredisce, preferisce agire di ripartenza e stiamo mirando invece una Croazia veemente che subito cerca di, chiaramente con Rakitic, 4-2-3-1, hai ragione tu, davanti ai due esterni, a Perisic e Rebic, chiaramente c'è Mandžukić, subito alle sue spalle uno fra Rakitic e Modric a turno, che diventa un 3-1 praticamente, una Croazia subito molto aggressiva.
Eh sì, molto aggressiva, evidentemente sa che magari la benzina non può essere guarda come pressa, guarda come pressa un TT, esatto. Lo stesso Varane anche sugli esterni, perché è una sfida questa che potrebbe giocarsi molto sugli esterni, attenzione proprio sulle corsie laterali, sulle fasce laterali dove ci sono giocatori non solo molto veloci, non solo molto forti fisicamente ma anche molto bravi tecnicamente. Rebic in particolar modo da non sottovalutare, anche se il nome sulla bocca di tutti è quello di Kylian Mbappé. Ora commette fallo Kanté ai danni di Modric, entrando in gioco pericoloso all'interno della tre quarti croata. L'arbitro è lì a due passi e ferma l'azione, comandando il calcio piazzato in favore della nazionale e di Dalic, e quindi una Croazia che evidentemente è cosciente del fatto delle tante partite giocate ai supplementari, tre e nella fase eliminazione diretta, magari non con tanta birra nelle gambe, intende magari segnare quel gol che potrebbe consentirle poi di giocare una partita di attesa e di rimessa. Vedremo se effettivamente sarà così. Nel frattempo è Strinic che prova a superare la linea di metà campo in due su di lui, pallone allargato proprio per l'esterno della Sampdoria, il quale avanza palla al piede, ha di fronte a sé un assai diligente Pogba che va a chiuderlo in fallo laterale. Una Francia piuttosto in imbarazzo in questi primissimi minuti, ne sono trascorsi 8 dal fischio d'inizio del direttore di gara, il signor Ernesto Pentana della Federazione Argentina. Qui a Mosca il parziale tra Francia e Croazia ancora fermo sulla 0-0 con le mani. Ancora Strinic praticamente accanto alla bandiera del corner, fronte offensivo sinistro della Croazia, scambia con Rakitic che fa filtrare ancora per Strinic, ci dare attenzione il professore che parte la chiusura. Addirittura è quella di Mbappé che si fa vedere da terzino destro, Fulvio Collovaci. Ma qui innanzitutto c'è l'ennesima disattenzione da parte di Pavard, che si è fatto sfilare alle spalle lo stesso Strinic, e ha dovuto soccorrere in soccorso nient'altro che Mbappé, come hai detto te, Mbappé, perché altrimenti poteva diventare un'azione pericolosissima per la Croazia. C'è il calcio d'angolo in favore della Croazia, il primo della partita, lo andrà a battere Modric da sinistra, interno del piede destro, traiettoria a rientrare rispetto alla porta, difesa da Lloris, è partito il regista croato con la traiettoria in area di rigore pericolosa, addirittura Varane che va ad anticipare, anzi Giroud che va ad anticipare il proprio portiere Lloris, e poi Kanté alla caccia del pallone, una serie di carambole favoriscono ancora i croati, rimessa laterale in zona d'attacco dal fronte offensivo destro della nazionale di Dalic, con il pallone giocato da Rakitic, il quale mette in mezzo la sfera per il tentativo di ancora Perisic, che viene anticipato all'ultimo momento da Pavard, poi Pogba in mezzo al campo, va via, viene messo giù da Rebic, calcio di punizione in favore della Francia, ma Croazia molto molto pericolosa, e la chiusura in mezzo è stata splendida del difensore francese su Perisic, che arrivava di gran carriera a chiudere la diagonale offensiva da sinistra verso il cuore, il centro dell'area di rigore, così come aveva fatto nell'Inghilterra nel gol del pareggio al 23° del secondo tempo, poi bissato dalla protezza nel secondo supplementare al 4° da Mandzukic, che ha dato modo alla Croazia di presentarsi stasera qui a Mosca alla finale. Sale in cielo Giroud, colpisce di testa, colpisce in acrobazia anche però Rakitic, che dà indietro per il proprio portiere Subasic, il quale può fermare all'interno della propria area di rigore con le mani il lancio sul settore di destra, ancora per Versalico, lo scambio con i piedi tra i due calciatori e l'ex del Sassuolo che può avanzare e palla al piede, anzi si tratta, sì, dovrebbe essere proprio Versalico, esattamente lui, il quale si ferma improvvisamente, attende il piazzamento dei propri compagni di squadra, scambia il pallone all'indietro con Loren, prova lui adesso a lanciare in profondità, Mandzukic che è partito, prova a intervenire in un'acrobazia ma è altrettanto bravo Umtiti a fermarlo con il corpo, evitando che l'attaccante della Juventus potesse scorrere sulla corsia di destra per andare a catturare e inseguire il pallone, lo perde Kanté nella zona sanguinosa del campo per la Francia, attenzione Rakitic, evita ancora Kanté, scambia con Modric, una finta che manda all'aria nuovamente Kanté con l'esterno, Modric a sinistra per Strinic, lato corto dell'area di rigore, punta Pavard, poi mette in area per la girata al volo masticata da Perisic, il quale non imbecca Mandzukic. Bene, molto bene la Croazia, Fulvio Collovati, siamo intimidita. All'undicesimo, siamo ancora 0-0. Hai detto bene, molto bene la Croazia in questi primi 10 minuti, intimidita la Francia. Io non lo so se è voluto questo aspetto tattico, questa attesa da parte della Francia, che chiaramente, come vedi, attende nella propria metà campo di poter ripartire. È chiaro che sfrutta la velocità, il DNA dei suoi giocatori, da Mbappé, lo stesso Griezmann, però mi sembra troppo attendista e aumenta l'autostima da parte della Croazia in questa fase iniziale.
E allora vediamo proprio la Croazia che, quando siamo giunti all'undicesimo minuto nel corso del primo tempo, manovra il pallone all'interno della metà campo avversaria. Ancora adesso Rakitic che porta il pallone sulla corsia di sinistra, lo verticalizza bene verso Perisic che va ad agganciare il pallone con un attimo di ritardo, presa ancora alle spalle di sorpresa la difesa francese, e Umtiti va ad arrabbiarsi un pochino. Ecco un Pogba che non va immediatamente a pressare, e sulla palla del centrocampista avversario, e quindi lascia palla scoperta, e su Pavard che ancora una volta si lascia sfilare alle spalle Perisic, così sì, come Varane del resto. Ci ha pensato Umtiti a sbarrargli la strada, ma Francia anche abbastanza così disinvolta, troppo disinvolta in campo difensivo. Direi distratta, forse un po' sta pagando l'emozione dei propri giovani giocatori. Non dimentichiamoci che è la squadra più giovane in questo mondiale. Consentimi di dire una cosa, che l'imprevedibilità di Perisic potrebbe essere l'arma in più della Croazia, perché abbiamo visto già un paio di volte che si è accentrato. Questo naturalmente lo consente il continuo movimento da parte di Mandžukić e alle spalle sia di Varane che di Umtiti. Appare e scompare Perisic, cioè, proprio nel cuore dell'area di rigore della Francia, così come aveva fatto con l'Inghilterra in maniera vincente, dobbiamo dire, prima per il gol dell'1-1, poi per l'assist a Mandžukić e la rete che ha dato appunto il successo per l'ingresso alla finale della Croazia a spese dell'Inghilterra. Pavard ritorna ora da Lloris all'interno della sua area di rigore, batte con il sinistro lungo all'indirizzo di Matuidi, il quale prova a saltare di testa, viene sovrastato, Mandžukić gioca di sponda, arriva Brozo, c'è la finta di Modric alle sue spalle, però Kanté che sviluppa il gioco a sinistra per Hernandez, Griezmann tocca il primo pallone della sua partita e siamo giunti al 13° minuto, lo cede all'indietro per Umtiti, il quale scambia con il proprio compagno di reparto Varane, si allarga sul settore di destra, Mbappé perde il contrasto con Perisic che poi però non riesce a controllare il pallone, di fatto se lo trascina oltre il perimetro di gioco e quindi farlo atterrare, una rimessa con le mani della quale si è occupato Pavard a cavallo delle due metà campo, da questi a Varane, poi Umtiti il quale avanza palla al piede quasi fin alla linea mediana, decide di scaricare il suo servizio in profondità, Giroud non riesce ad agganciare, scorta Strinic il pallone, il neo milanista Strinic il pallone verso la linea di fondo, pallone che esce appunto oltre il fondo e verrà rimesso in gioco dalla portiere Subasic. Vladimir Putin accanto al presidente della FIFA Infantino, tutti in tribuna d'onore, si stanno godendo la partita in maniche di camicia, perché gentili ascoltatori fa veramente molto caldo, è un caldo umido soffocante qui stasera a Mosca, siamo attorno ai 25-26 gradi ma con un tasso di umidità elevatissimo, abbastanza così particolare per questa stagione anche a queste latitudini. Intanto Loren porta il pallone quasi all'altezza della linea mediana del campo, va a pescare tra le linee, Perisic si sposta tantissimo, l'interista non dà punti di riferimento agli avversari, ora aveva provato ad attaccare proprio il settore di destra sul quale, verso il quale arrembava lo stesso Versalico, il pallone in profondità però di Rebic non è stato tra i più precisi ed è finito anche questo sul fondo. E tutto questo quando abbiamo già raggiunto il 14° minuto nel corso del primo tempo. A Mosca il parziale fermo sullo 0-0, due squadre che adesso però, Fulvio Collovati, sembrano avere un pochino rallentato. Adesso hanno rallentato, c'è una fase di studio, come dicevi tu, è Rebic quello, e Perisic scusami, quello che fa più movimento rispetto a Rebic, praticamente abbandona spesso la sua fascia sinistra per accentrarsi, naturalmente questo quando gli consente Mandžukić con lo spazio, ma Deschamps, insomma, io ho letto una dichiarazione, Francesco, Deschamps, che dice il collettivo, attenzione però Fulvio, che c'è Perisic a sinistra, se ne può andare in area di rigore, il cross in mezzo rasoterra, non precisissimo la chiusura provvidenziale di Umtiti, stava arrivando Rebic, ma Francia che perde palla ancora una volta in fase di palleggio, e nonostante la tecnica di cui sono portatori sani gli uomini di Didier Deschamps, non riescono in qualche modo a scambiarsi il pallone e danno modo alle pressioni improvvise e alle ripartenze della Croazia di rendere minacciosissimo ora la loro azione all'interno dell'area di rigore avversaria. Ci ha provato Perisic a mettere il pallone in mezzo, appunto il traversone rasoterra per Rebic che stava arrivando a velocità supersonica, ancora una volta Umtiti a chiudere. È una fase della partita in cui, ripetiamo, sembravano essersi, non dico assopite, ma comunque sembravano aver rallentato le squadre, in particolare la Croazia, che poi invece una volta rientrata in possesso del pallone è andata a grande velocità in avanti. Ora però attenzione che il gioco è fermo perché c'è un problema, se non andiamo errati, proprio per Ivan
Goran Perisic che si è accasciato sul terreno di gioco, probabilmente dopo il contatto con un avversario. Sì, una botta, niente di particolare. Abbiamo tremato perché Fulvio Collovati, perché lo sappiamo, Perisic negli ultimi due giorni non si è praticamente allenato e quindi ha tenuto a riposo i suoi muscoli, in particolare l'adduttore della sua coscia destra, e avevamo temuto che avesse avuto qualche problema muscolare. In realtà la rotta di collisione con un avversario, in particolar modo Hernandez, i due si sono scontrati in maniera del tutto fortuito sulla finta di passaggio di Modric, che non solo aveva ingannato il centrocampista francese ma anche il proprio compagno di squadra Modric, un paio di tocchi vellutati splendidi fino a questo momento in partita, mentre Pogba allarga sul settore di destra, Mbappé che si fa vedere, prova il colpo di tacco in una zona pericolosissima del terreno di gioco, poi va a rimediare al suo errore sull'arrivo di Mario Mandzukic, che ci tocca all'indietro di controbalzo esterno destro, Varane, quindi Kanté, quindi ancora Matuidi che si accentra, il lancio del giocatore del Chelsea per la progressione di Mbappé in area di rigore, la chiusura è stata quella di Strinic, poi arriva sul pallone Giroud, ingaggia il duello con Rakitic che sembra più veloce di lui, ed infatti consente ai compagni di squadra di recuperare la sfera, poi la perde a sua volta perché Giroud con grande propensione al sacrificio va a recuperarla, la cede all'indietro Varane, la Francia che si fa vedere, i minuti sul cronometro che sono 17 sul nostro cronometro, il parziale che fermo sullo 0-0, il cross per Giroud, disponda all'indietro Griezmann in acrobazia, Mbappé, attenzione all'uno contro uno con Strinic, si accentra Mbappé, se ne va dopo il dribbling, Mbappé dal fondo, palla di traversone, arretrato in qualche modo, la difesa croata allontana corto a Pavara, cerca di testa in qualche modo di corroborare il tema offensivo francese, ci riesce, c'è sempre Mbappé sul pallone questa volta, però non gli lascia scampo Perisic che gli arpiona il pallone, sbaglia però il disimpegno, Griezmann su di lui in maniera fallosa, Brozovic che si lamenta per la decisione del direttore di gara, il quale fa cenno non provare a protestare, c'è calcio di punizione in favore della Francia, è finito a terra Griezmann, l'azione di un Brozovic molto molto nervoso, del resto l'adrenalina in campo è tanta, Griezmann sembra averci un po' marciato. No, secondo me non c'era fallo, ma è questa la Francia, abbiamo visto in precedenza, Francesco, due lanci da parte di Umtiti, lanci lunghi nei confronti di Giroud, è quello che non vuole Deschamps, vuole una squadra corta, compatta, soprattutto la possibilità di poter agire con Griezmann dietro le linee, è questo che ha fatto in questo momento, anche se secondo me non c'era assolutamente fallo, è ingigantito, non c'è stato l'intervento da parte di Brozovic, fatto sta però che si è guadagnato una punizione molto ma molto pericolosa. Calcio di punizione pericoloso perché da quella stessa zona di terreno Griezmann aveva pennellato per Varane il primo gol contro l'Uruguay, lo ricorderete, nel quarto di finale a Nizhny Novgorod, parte proprio Griezmann interno sinistro, traiettoria attraverso la porta avversaria, salto di Molti, rete! La Francia in vantaggio, è ancora lui, crediamo, Griezmann ha pennellato verso il secondo palo sotto l'incrocio dei pali, dove non è arrivato nessuno, la deviazione, ma evidentemente il movimento di Varane e di Giroud e forse il tocco suicida sportivamente parlando di Mario Mandzukic, ha ingannato il portiere Subasic, c'è stato il traversone in mezzo, c'è stato probabilmente un tocco sì che ha spiazzato tutti, è proprio quello di Mario Mandzukic, sfortunatissimo il giocatore della Juve che è andato a sovrastare tutti di testa, ma ha colpito con la parte alta della fronte, ha spiazzato il suo portiere all'altezza del palo destro sotto l'incrocio dei pali, il minuto è il 18° nel corso del primo tempo, la Francia è in vantaggio, ha segnato Griezmann, ha fatto autogol Mandzukic, ce lo dirà la FIFA, il tiro era diretto, la punizione poteva anche essere diretta in porta perché non era un calcio a due, fatto sta che adesso la Francia è in vantaggio per 1-0. Secondo me è autogol, è un autogol di Mandzukic, la punizione come di frequente calciata molto bene da parte di Griezmann in questa Francia, ripeto, cinica al limite del mai sopra le righe, una parte qualche accelerazione abbiamo visto in precedenza da parte di Mbappé, una Francia che aspetta, è ossessionata dal risultato, squadra molto pragmatica però concede pochissimo allo spettacolo, questo vuole Deschamps, però vedi che alla prima opportunità, forse anche non la meritava perché non c'era fallo, non c'era fallo secondo me su Griezmann, però poi dopo Griezmann ha sfruttato questa opportunità. E c'è stata l'autorete perché la FIFA sembra aver dato proprio l'autorete, no, è autorete assoluta. Infatti non era calcio diretto in porta evidentemente quello di Griezmann, non lo era assolutamente, era un traversone per i propri compagni di squadra, vediamo se reagirà ora la Croazia sul settore di destra con Modric che prova ad andare via, viene messo giù sì da Kanté, ci sarà calcio di punizione in favore della Croazia dal lato destro del terreno di gioco a circa 6-7 metri di distanza dal vertice sinistro dell'area di rigore francese, un calcio di punizione del quale si occuperà
con ogni probabilità lo stesso Luka Modric, anche se si è portato ora in traiettoria in zona, lo stesso Versali con l'intervento in chiusura falloso di Kanté, che è andato a franare sulle gambe del numero 10 croato, il giocatore centrocampista del Real di Madrid. Lui andrà da destra con l'interno del piede destro, la traiettoria d'uscita rispetto alla porta difesa da Lloris, prova a reagire immediatamente la Croazia e proverà a farlo sfruttando questo calcio di punizione che verrà battuto da destra dal suo capitano, da Luka Modric. La Francia in vantaggio per 1-0 al 18esimo, lotto rete di Mario Mandzukic, la rincorsa da parte di Luka Modric, gran mucchio nell'area di rigore della Francia, e dove ovviamente arrivano anche i difensori centrali della Croazia come Vida e Loren. La rincorsa da parte di Modric che sta per partire, mani sui fianchi, il numero 10 croato, ecco il suo traversone in mezzo, il colpo di testa è proprio quello di Vida, il pallone che però sorvola di molto la traversa, nonostante il centrale difensivo del Beşiktaş, squadra che milita, squadra che fa parte del campionato, del massimo campionato turco, era andato ad attaccare con grande senso del tempo il primo palo, quasi al vertice dell'area piccola, ha cercato di girare verso l'incrocio dei pali opposto, non è riuscito però ad indirizzare il pallone all'interno dello specchio della porta. Morale, siamo al 22esimo ormai nel corso del primo tempo, la Francia in vantaggio per 1-0, l'autorete di Mario Mandzukic al 18esimo, Modric interviene ancora lui a dare indietro il pallone per Versalico, non riesce a controllarlo l'esterno ex del Sassuolo, ed allora rimessa laterale in favore della Francia con Matuidi che dice e vuole evidentemente guadagnare più tempo possibile, lasciando l'incombenza della rimessa con le mani ad Hernandez che arriva dal proprio asse sinistro difensivo, lui nel 4 appunto in linea arretrata di Didier Deschamps, ha il compito sempre di fluidificare su quella corsia, e la tocco all'indietro per Umtiti, centrali che si allargano ora chiamati in causa Lloris, un tocco un pochino pigro per la verità che costringe il portiere francese a uscire abbondantemente fuori la sua area di rigore, sollecitamente rinviare nella zona di Griezmann che viene anticipato, per attenzione sbaglia Lorenzo, forse tocca con le mani il pallone Giroud o forse era la posizione di fuorigioco sul primo lancio, fatto sta che l'arbitro ferma il gioco e comanda il calcio di punizione in fuori della Croazia, che questa volta aveva sbagliato il disimpegno dando modo e la possibilità potenziale a Giroud di potersi inoltrare all'interno dell'area di rigore croata dopo il rinvio piuttosto impreciso di Lorenzo. Matuidi cattura nuovamente palla, ora la Francia cavalizzata dal gol, parte contropiede, Mbappé in aria, la chiusura splendida, Integel scivolato al limite ad opera di Vida, era partito Mbappé come una locomotiva verso i 16 metri croati, e Rakitic ora che porta la sfera sui piedi di Rebic, il quale viene affrontato irregolarmente da Pavard, il quale lo atterra a sua volta, calcio di punizione in favore della Croazia dall'estremo settore di sinistra, anche qui un calcio piazzato che la Croazia proverà a sfruttare, le palle inattive, Fulvio Collovati, in queste sfide sono quasi sempre decisive. Ma sono decisive e come sono state decisive in questo mondiale, che è stato un mondiale dove si sono esaltate le difese, tantissimi gol da parte dei difensori, tantissimi gol, i 70-80%, centrali, certo. Sì, 70-80% sulle palle inattive, come questo pomeriggio l'autorete di Mandžukić, per cui una considerazione brevissima, avevo visto ancora una volta Pavard in difficoltà sulle accelerazioni di Perisic. Eh sì, assolutamente, grande difficoltà di Pavard, mentre ora calcio di punizione di Luka Modric che è stato in qualche modo sventato dalla difesa francese, viene messo giù Mbappé, si continua a giocare sulla corsia di destra, Mandzukic, lato corto dell'area di rigore, parte il suo cross al secondo palo, Rakitic prova con il sinistro al volo ad incrociare verso il secondo palo, idea molto interessante dobbiamo dire, ma molto complicata, pallone che è finito abbondantemente sul fondo e francesi che corrono da Nestor Pintana a dire c'erano falli a ripetizione in area di rigore, d'accordo, magari contro i francesi e su Giroud, ma magari anche di Pogba contro contro Manzo che c'è sempre dei 16 metri della Francia, poi anche un fallo in uscita su Mbappé, l'arbitro ha lasciato correre tutto, Fulvio Collovati, rischiando qualcosina, perché se esce un gol in queste situazioni poi non voglio pensare c'è cosa c'è stata una dire, spinta da parte di Lovren mi pare nei confronti di Giroud, che sì. Lovren in fase offensiva, poi anche Manzo il che primo si sono fallo. Spinti, per cui insomma è abbastanza logico, naturale, dato che come dicevamo in precedenza Francesco, le palle inattive sono diventate esatto. Sempre più determinanti, perché ci sono sempre pochissimi spazi, la Francia dovrebbe esaltarsi adesso essendo in vantaggio, avendo Mbappé più spazio, lo stesso Griezmann, e però come vedi la reazione dello spirito croato è più forte di tutto, vedi che c'è stata la reazione da parte della Croazia.
non si è fatta attendere quando siamo giunti al 25esimo nel corso del primo tempo. La Francia in vantaggio per 1-0, l'autorete al 18esimo, quella di Mario Manzo che c'è colpo di testa di Matuidi, attenzione a Griezmann che alza palla su Mbappé, il quale viene però superato in velocità da Rakitic, anzi da Strinic, prova a giocare il pallone in profondità con il Rebic, la sfera che torna nelle retrovie croate, ottimo il colpo di testa di Vida in controtempo a mettere fuori causa Griezmann e poi ad allargare sul settore di destra per Versalico dopo il tocco di Brozovic, la verticalizzazione di Versalico che viene in qualche modo intuita dai difensori francesi, il pallone che staziona all'altezza della tre quarti campo croata, poi finisce fuori dal campo per la rimessa laterale in favore della Francia dal fronte sinistro offensivo della nazionale allenata da Didier Deschamps con Umtiti che controlla questa volta nella sua metà campo di fronte alla sua area di rigore. Varane scambia ancora con il centrale del Barcellona, suo avversario acerrimo, avversario e rivale nella Liga Spagnola, visto che Varane è una delle colonne difensive del Real Madrid, campione d'Europa in carica. E poi la rimessa laterale che viene affidata alla Francia perché Umtiti aveva calciato sì il pallone ma aveva trovato la respinta pronta del solito inesauribile Mario Mandzukic, che adesso in questo momento avrà nella sua testa, nella sua mente l'immagine continua di quella deviazione beffarda alle spalle del suo portiere che sta mantenendo appunto la Francia in vantaggio per 1-0. Prova la Croazia a sviluppare il gioco offensivo sulla corsia di destra, ma adesso la chiusura degli spazi ad opera dei giocatori francesi è più che mai efficace. Didier Deschamps ne discute proprio con i suoi secondi all'altezza della panchina, all'altezza della sua panchina, quando i minuti sul cronometro sono 27 nel corso del primo tempo. La Francia in vantaggio per 1-0, a decidere l'autorete di Mario Mandzukic, fino a questo momento al 18esimo della frazione di gioco. C'è Griezmann che cattura palla, la gira a memoria senza guardare per Pavard sul settore di destra, il numero 2 francese avanza prima di cedere sfera a Mbappé, la triangolazione che non riesce perché il tocco di ritorno di Pavard è troppo lungo anche per la proverbiale velocità di Mbappé. In qualche modo interviene Rebic a chiudere proprio sul terzino e sull'attaccante e francesi, e la pallone che schizza centralmente per Perisic che avrebbe la possibilità di affondare le sue spalle Kanté in maniera irregolare e merita anche il cartellino giallo. La prima ammonizione combinata al direttore di gara ad un atleta di questa finale è per il centrocampista del Chelsea, fortissimamente voluto dall'Ester ad opera di Antonio Conte, che ha vinto il primo scudetto con lui proprio due stagioni fa con il Chelsea a Stamford Bridge. Calcio di punizione ineccepibile, così come il cartellino giallo assolutamente ineccepibile, e questo che non vuole Deschamps quando saltano gli equilibri del centrocampo. Qui c'è stata in realtà una palla persa, c'è stata una disattenzione da parte dei centrocampisti francesi, subito se impossessato del pallone Perisic, a dire il vero c'erano già due o tre giocatori francesi che lo stavano accerchiando in poi chiusura, però è vero che il centrocampo però è stato saltato alle spalle, erano rimasti avanzati. Il centrocampista non ci pensa, vuole subito la protezione, per cui ho fatto attaccare fuori. Il lancio in area di rigore di Modric, la sponda di testa con il pallone che staziona nei 16 metri della Francia, Perisic lo gira, rete! Ha pareggiato la Croazia con Ivan Perisic di contrabbalzo dall'interno dell'area di rigore, ha girato fortissimo verso la porta di Lloris, a mezza altezza non è potuto intervenire, all'altezza del secondo palo il pallone che si è insaccato, e al 28esimo, 10 minuti dopo l'autorete di Mandzukic, è arrivato il gol del pari di Ivan Perisic, fortissimamente voluto dai croati, lancio di Modric sulla destra, colpo di testa di Versalico, sponda all'indietro di Vida, chiusura dall'interno dell'area di rigore con il collo di controbalzo sinistro dopo il controllo di piazzo destro di Ivan Perisic, da sinistra ad incrociare la traiettoria verso il palo più lontano, ha segnato la Croazia, ha pareggiato la Croazia, c'è stata forse anche una deviazione impercettibile e non sappiamo quanto decisiva di Pavard, ma adesso siamo 1-1. È una partita bellissima, è una partita che ci sta regalando tantissime emozioni, e questo è un gesto tecnico straordinario da parte di Perisic, un gesto da fuori classe. Ci può anche essere è stata la deviazione, ma come si è preparato il tiro, l'hai raccontato bene, ha messo giù il pallone dentro l'area di rigore, l'ha messo giù, l'ha messo sul sinistro, ha calciato a colpo sicuro di collo sinistro alla sinistra del portiere, nulla da fare per Lloris, ma comunque è un gesto tecnico bellissimo e meritato fino a questo punto, perché c'è stata la reazione da parte della Croazia, questo pareggio. Eh sì, il pareggio c'è stato a seguito di una reazione altrettanto evidente, questo centrocampo della Francia
che secondo me stenta un pochino a decollare, nonostante le potenzialità, in particolare Paul Pogba, che sembra assolutamente fuori partita. Sì. Ora Varane addirittura con un retropassaggio lunghissimo all'interno della sua area di rigore, dalla tre quarti campo altrui. Lloris che rischia qualcosina, poi sviluppa il gioco con il lungo lancio a destra per Pavard, lancio per Mbappé, la posizione irregolare però del numero 10 del Paris Saint-Germain, e quindi l'arbitro che ferma il gioco su segnalazione del guardaline che opera proprio sotto la nostra postazione comanda il calcio di punizione in favore della Croazia dall'interno della propria tre quarti campo. I minuti sul cronometro che sono 31 nel corso del primo tempo. Subito due grandi emozioni: l'autorete di Mandzukic al 18esimo, il pareggio di Ivan Perisic esattamente 10 minuti più tardi, la Croazia che continua ad attaccare, le solite finte in cabina di regia, regali di Luka Modric, la quale poi tocca palla corta per Brozovic, pallone incollato ai piedi per il numero 10, lo gira di prima intenzione a destra Mario Mandzukic. Scusa Repice, soltanto sì, per segnalare che Novak Djokovic ha vinto Wimbledon pochi istanti fa, ha battuto il sudafricano Anderson per 6-2, 6-2, 7-6, a te la linea. Benissimo, d'accordo. Allora intanto qui siamo giunti al 31esimo nel corso del primo tempo, è 1-1 tra Francia e Croazia nella finale di Mosca della Coppa del Mondo edizione 2018, che si è svolta, si sta svolgendo nel suo atto conclusivo in Russia. Dicevamo al 18esimo l'autorete di Mandzukic, al 28esimo il pareggio di Ivan Perisic, mentre attenzione che ora la Francia tenta di andare in pressione sugli avversari, gran giocata di Brozovic, di tacco ai danni di Pogba, poi Mandzukic, poi Rakitic, poi il lancio in profondità sulla corsia di destra per Ivan Perisic, che a dispetto dell'infortunio che non l'ha fatto allenare negli ultimi due giorni sembra letteralmente indiavolato, copre chilometri di campo. È il miglior uomo in campo, non solo per il gol che ha fatto, ma te lo dicevo per le difficoltà che sta mettendo nella fascia destra della Francia nei confronti di Pavard, ma soprattutto poi spazio su tutto il fronte d'attacco. Ma abbiamo visto, tu mi chiedevi di Pogba chiaramente di fronte, è in difficoltà in questo momento di fronte a un centrocampo come Rakitic, Modric, che sono assolutamente padroni, ma anche Brozovic, hai visto il lezioso fino a rischiare fino al limite, un intercetto palla nella zona proprio sanguinosa del campo, molto rischioso, però ti fa capire che questi sono giocatori che hanno grande qualità, hanno la sicurezza, hanno la personalità. E Pogba è in difficoltà perché da solo, il trasformato regista da parte di Deschamps, è vero che ha Kanté e Matuidi ai propri lati, ma non può gestire da solo il centrocampo francese. Il problema è che Matuidi fino a questo momento non si è mai visto. È troppo largo, è troppo assente in mezzo al campo. È troppo assente, esatto, in mezzo al campo. Gioca troppo largo e naturalmente lì da solo, in mezzo al campo, Pogba ha solo Kanté in soccorso. Ancora Croazia in avanti con Perisic, posizione di Olesa, parte su traversone questa volta troppo su Lloris che va ad intercettare la palla dopo un rimbalzo all'interno dell'area piccola e poi con il sinistro e la rilancia in avanti sull'estremo settore di destra, è partito Mbappé, il colpo di testa di Vida, molto preoccupato dall'incombere del numero 10, mette sulla fonda e quindi il calcio d'angolo, il tiro dalla bandierina in favore della Francia, il primo corner battuto dalla Francia in questa partita. Siamo giunti nel frattempo al 34esimo nel corso del primo tempo e la finale di Mosca del campionato del mondo del 2018 tra la Francia e la Croazia, che viaggiano sul parziale di parità 1-1, autorete di Mandzukic al 18esimo, pareggio di Perisic al 28esimo. Ora va Griezmann da destra, le Petit Diable con all'interno del piede sinistro, la traiettoria rientrare rispetto alla porta difesa da Subasic, il quale scruta il tretino che va fermandosi all'interno della sua area di rigore, così come i suoi difensori del resto, il trenino francese con Varane, con Giroud, con Matuidi, con lo stesso Pogba alle spalle di tutti. Insomma, vedremo come questo traversone del Griezmann potrà essere sfruttato dai suoi compagni di squadra. Parte il cross dell'attaccante dell'Atletico, primo palo, saltano in molti all'altezza del primo palo, proprio a Pogba, reclamano un fallo di mani, attenzione, reclamano un fallo di mani i giocatori francesi, si va al VAR, si va adesso a verificare ciò che è successo, il direttore di gara Pintana si ferma nel cuore dell'area di rigore, vuole parlare con la cabina di regia, vuole parlare anche con la signora Irrati, evidentemente colpo di testa di Matuidi, forse con le mani proprio Perisic, forse con le mani proprio Perisic, anche se era una abbastanza attaccato, beh insomma sembra che Perisic abbia colpito il pallone con il palmo sinistro, forse allargandolo un pochino troppo, dando molto volume al suo intervento difensivo, anche se è un gesto istintivo, l'arbitro sembra aver deciso, vediamo se deciderà per la rimessa al fondo, se per il calcio di rigore in favore della Francia, è sempre fermo lì a ridosso dell'area piccola della Croazia, evidentemente ne sta discutendo con la cabina di regia al VAR, evidentemente ancora non è stata presa una decisione, evidentemente ancora se ne sta parlando, si allontana l'arbitro, no VAR,
Varra si va a visionare, il direttore di gara va a visionare l'avvenuto. Adesso al limite del terreno di gioco, è la prima volta che in una finale di Coppa del Mondo accade ovviamente questo evento dopo l'avvento del VAR. Eccolo il signor Nestor Pintana che si avvicina al video sistemato proprio all'imbocco del campo dove il tunnel separa il terreno di gioco agli spogliatoi, dagli spogliatoi. Ecco che va a visionare tutto proprio il signor Pintana, ha allargato effettivamente il braccio rispetto proprio bisogna vedere Francesco se decide la vicinanza per l'involontarietà, certo. O la volontarietà molto tutto complicata qua. Questa decisione netto, Fulvio Collovati, molto molto complicata. Il fallo rimane netto, anche allargato mondiale, il braccio in un gesto istintivo, però qua si può decidere un mondiale. Qua effettivamente dopo il colpo di testa di Matuidi a seguito del corner da destra e con la traiettoria di entrare verso il primo palo di Griezmann, ha allargato il braccio proprio Ivan Perisic, l'autore della pareggio della Croazia. E allora Pintana, che è veramente indeciso, ha visionato più volte quanto accaduto, ne ha parlato con la è tornato indietro, quasi volesse sincerarsi al massimo della decisione che ha preso in questo istante. Vediamo qual è, si avvicina verso l'area, VAR ha deciso, calcio di rigore, calcio di rigore in favore della Francia, calcio di rigore in favore della Francia. Attenzione, è la prima volta che accade in un mondiale a suo modo, è un evento storico perché viene assegnato un calcio di rigore in una finale del campionato del mondo con il VAR, quindi con il video assistance referee, andato a verificare proprio sul video il direttore di gara dopo avermi a lungo parlamentato con la cabina di regia presidiata dalla signora Irrati, quindi dal nostro arbitro, ha deciso di andare a vedere personalmente cosa accaduto e poi dopo aver meticolosamente guardato e più volte ciò che è accaduto appunto all'interno mentre il presidente francese Macron con la sua signora stanno guardando appunto con grande preoccupazione anch'essi in maniche di camicia lo svolgimento degli eventi all'interno del campo, ma ormai la decisione è stata presa, calcio di rigore in favore della Francia, è stato, tutto è successo all'altezza del 32esimo e siamo già quasi al 37esimo che sta per scoccare, anzi che sta per finire col 38esimo che sta per iniziare, e si presenta sul punto di battuta Antoine Griezmann, le petit diable, andrà lui a cercare la trasformazione di questo calcio di rigore, mentre è iniziato il 38esimo, ancora lì Subasic che prova in qualche modo ad intimidire psicologicamente l'avversario, l'attaccante dell'Atletico di Madrid, rimanendo quasi a ridosso del dischetto del rigore fin quando non arriva Nestor Pintana ad allontanarlo ed intimargli a sua volta di rimanere invece fermo sulla linea di porta, così come impone il regolamento. Anche un altro giocatore croato, ora Versalico, si appresta o si approfinqua al dischetto del rigore quasi calpestando con forza l'area, quasi volendo in qualche modo esorcizzare la battuta di Antoine Griezmann che ha sistemato con cura il pallone sul punto di battuta. Calcio di rigore per la Francia, assegnato per un tocco di mani di Perisic. Dopo la visione della VAR ad opera del direttore di gara che ora intima a tutti di rimanere fuori dall'area di rigore fino a quando il piede di Griezmann sinistro entrerà in contatto con la sfera. Griezmann contro Subasic, la rincorsa del numero 7 che sta per partire, il fischio dell'arbitro, il tiro, rete, il raddoppio della Francia esattamente al 38esimo minuto nel corso del primo tempo, cambia ancora il parziale a Mosca della finale della Coppa del Mondo. Ha segnato la Francia, ha segnato le petit diable, ha segnato Antoine Griezmann su calcio di rigore, la Francia è in vantaggio per 2-1. Fulvio Collovati, sì, l'ennesimo episodio su una palla inattiva. D'altronde lo stiamo rivedendo, io penso che il fallo di mano ci sia, è netto, dai Francesco, ha avuto una grande responsabilità Pintana nel dare questo calcio di rigore, abbiamo visto che è ritornato sui suoi passi, stava andando via dal VAR, poi è ritornato indietro, l'ha rivisto, lo ha concesso, insomma si è assunto la responsabilità, volontarietà o non volontarietà, c'è che ha allargato il braccio, Perisic, calcio di rigore netto, battuto molto bene da Griezmann che ancora una volta si trasforma rigorista. Qui abbiamo l'immagine di Perisic che sta discutendo che con Pintana, a cercare spiegazioni, spiegazioni, ma sì. Cioè, le immagini sono evidenti e chiare, io credo sì. L'unica cosa che poteva trarre in qualche modo e poteva innescare dei dubbi, Fulvio Collovati, la vicinanza tra i tuoi giocatori dopo il colpo di testa di Matuidi all'altezza del primo palo nettamente alle sue spalle con poca distanza appunto Perisic, ma di fatto Perisic ha avuto comunque nonostante la breve distanza la capacità, la possibilità di allargare il braccio seppur istintivamente, di dare volume alla sua figura, di colpire il pallone. Attenzione ancora Perisic in mezzo in traversone, la girata al volo, la sfera che rimane nell'area piccola, Mandzukic che non la raggiunge.
Ed era stato ancora una volta Rebic a provare la conclusione volante tra Modric e tra Mario Mandzukic, il pallone che in qualche modo è andato a toccare molte gambe, molti corpi, quelli dei giocatori francesi, ma forse anche quelli di un croato, andandole ad attutire la traiettoria verso il portiere Lloris, che poi l'ha fermato prima dell'incombere dello stesso Mandzukic all'interno dell'area piccola. La Francia che riparte, Mbappé che si mette in proprio, prova a volare sul settore di destra, il traversone arretrato, non ci arriva Vida, ci arriva Loren e poi Brozovic che scaraventa il più lontano possibile lì dove Rebic va a cercare la finta ai danni di Hernandez, che ritorna sull'avversario, riesce a fermarlo con un tackle aggiudicato però falloso al direttore di gara che comanda il calcio di punizione in favore della Croazia. Ammonisce anche Hernandez, il secondo ammonito, il secondo cartellino giallo, sempre francese, sempre per gioco falloso, prima Kanté, ora Hernandez, ma la Francia che conduce per 2-1. Il rigore di Antoine Griezmann ha dato la possibilità alla nazionale di Didier Deschamps di tornare in vantaggio al minuto 38, un rigore che è stato concesso con l'aiuto del VAR, un rigore deciso dal video assistance referee, mentre ancora la Croazia ora sul settore di destra con Versalico prima che tocca lì dietro per i propri compagni del pacchetto arretrato, Brozovic in cabina di regia questa volta nel cerchio centrale del campo, Vida si allarga sul settore di sinistra, Strinic il quale vede libero Perisic, gli cede palla Perisic contro Pavard, in tre su di lui, adora il retropassaggio ancora per il neomilanista, il quale scambia centralmente con lo stesso Brozovic, allargato il gioco dalla parte opposta nella posizione di mezzo destra, Luka Modric che va adesso a combinare con se non andiamo errati Loren, poi Versalico, profondità cercata ma non trovata su Rebic ai suoi danni, e chiude Hernandez facendo scivolare palla nella metà campo, anzi oltre il fallo laterale, rimessa con le mani, già effettuata in zona d'attacco dalla Croazia, vediamo sul settore di destra, prova in qualche modo a destreggiarsi lo stesso Versalico che però non passa la guardia di un Matuidi che lo costringe all'errore, quindi la rimessa con le mani viene invertita e siamo all'altezza del 42esimo minuto nel corso del primo tempo a Mosca. La Francia è in vantaggio sulla Croazia per 2-1, la torrette di Mandzukic al 18esimo, il raddoppio 10 minuti dopo ad opera il pareggio di Perisic, poi il raddoppio ancora 10 minuti più tardi è stato quello di Griezmann sul calcio di rigore concesso dal VAR, dal signor Nestor Pintana, che ha evidentemente e più volte, come detto, scrutato il VAR prima di concedere la massima punizione per un tocco di mani di Perisic a seguito di un colpo di testa di Matuidi, rigore trasformato da Griezmann. Ora la Croazia che prova a reagire con Luka Modric nell'altezza, all'altezza della sua tre quarti campo, scambia il pallone a destra con avversari, con un tocco in profondità lì dove si è portato Mandzukic che viene forse affossato alle spalle, non concede l'arbitro il calcio di punizione, concede la norma del vantaggio, poi retroattivamente interviene per andare a segnalare proprio quell'azione fallosa dei francesi e per comandare il calcio di punizione in favore della Croazia all'altezza della tre quarti campo avversaria. Alla spinta netta era stata quella di un TT ai danni di Mario Mandzukic, l'arbitro che dice a Modric di sistemare il pallone sulla zolla esatta di terreno, siamo molto distanti rispetto alla porta difesa da Lloris, ma comunque sull'asse destro del campo, quello del fronte offensivo croato, lì dove Modric potrebbe andare a far spiovere il pallone con l'interno del piede destro, la traiettoria ad uscire rispetto alla porta difesa da Lloris. Stiamo al minuto 43 nel corso del primo tempo, la Francia in vantaggio per 2-1, la finale della Coppa del Mondo di Russia 2018 dallo stadio Luzhniki di Mosca. Modric, la sua rincorsa, il pallone in area, secondo palo, saltano in tanti, pallone che schizza nell'area piccola, lo allontana Pavard, poi la conclusione al volo e quella del numero 6 Loren va a sbattere sul corpo di un avversario, termina sul fondo da posizione impossibile, il centrale difensivo del Liverpool aveva cercato appunto la porta di Lloris, ha trovato invece il corpo di un avversario, segnatamente il corpo di Pogba che con la schiena gli ha messo la sfera sul fondo, il tiro dalla bandierina ancora in favore della Croazia, va con il piede destro se non andiamo errati Rakitic da sinistra, la traiettoria rientrare verso la porta di Lloris, la sua rincorsa, parte il cross, c'è stato un fischio, c'è ancora una carambola, c'è ancora il pallone sul fondo, c'è ancora un calcio d'angolo in favore della Croazia che spinge forse natamente in avanti nel tentativo di trovare il gol del pareggio e siamo ormai al 43esimo e 40 secondi nel corso del primo tempo, la Francia in vantaggio per 2-1, ancora un traversone in mezzo, pallone che rimane lì, lo allontanano con grande difficoltà i giocatori francesi perché Mandzukic si era lanciato alla caccia di un pallone e mentre rimane a terra un difensore di Didier Deschamps all'interno della sua area di rigore, si continua però a giocare Rebic contro Pogba che va a chiudere per due volte, l'ultimo a entrare in contatto con la sfera sembra essere stato proprio il centrocampista dello United, mentre ora l'arbitro si accorge che Umtiti ha qualche problema e va a verificare le condizioni nel cuore dell'area di rigore francese. Fulvio Collovati, momento emotivamente e agonisticamente molto elevato della partita. Molto elevato perché è chiaro, evidente, si sente un po', come posso dire, mettiamoci nei panni della Croazia che si sente un po' non defraudata ma penalizzata da parte della decisione arbitrale. Era in un ottimo momento sul piano del gioco alla Croazia che continua
imperterrita a reagire. È chiaro che a questo punto la Francia dovrà gestire, però vedo sulle palle inattive, non so se sei d'accordo, continue indecisioni da parte della difesa, sia da parte della difesa della Francia, da parte anche della difesa, come è stato in precedenza, che ha causato il calcio di rigore da parte della difesa della Croazia, per cui secondo me le palle inattive diventano determinanti in questa. Vediamo che è un TT che è ancora a terra, però la reazione da parte della Croazia c'è, per cui è una partita tutt'altro che chiusa. È una partita che ci sta regalando grandi emozioni. Che è finita, certo. Direi di sì. Il calcio d'angolo verrà battuto nuovamente da Rakitic, sempre da sinistra, sempre con l'interno del piede destro, la traiettoria rientrare verso Lloris. 3 minuti di recupero concessi dal signor Quintana della Federazione Argentina da quella fine della prima frazione di gioco. La ricorsa è quella di Rakitic, il solito mucchio selvaggio in area di rigore francese. Francia in 10 uomini inferiorità numerica, parte il traversone, colpo di testa che viene distribuito all'altezza del secondo palo da Vida, che si era proiettato in area di rigore andando a staccare in maniera prepotente e colpendo il pallone, spizzandolo con la parte esterna della tempia destra e mandandolo quindi sul fondo. Ma Vida di testa, Vida ha già fatto un gol, assolutamente. Tutto le difese piuttosto pesante, bravo, anche le difese sono in continua in questo mondiale, sono state in quando devono difendere, naturalmente sto parlando, i difensori si sono in fase offensiva si sono esaltati e le difese sono state in continua difficoltà sulle palle native, come in questa partita abbiamo visto la Francia, nonostante Varane sia molto alto, lo stesso Umtiti, non riescono a spazzare via, sono in difficoltà di fronte alla possenza fisica anche da parte di Vida e dello stesso Loren. Intanto la Francia recupera palla all'altezza della prima tre quarti campo, prova ad eludere con i tocchi brevi la pressing della Croazia, ci riesce, c'è profondità su Pogba che avrebbe metri per scatenare la sua potenza e la sua tecnica, ma vanno in due a chiudere. Perisic lancia di prima splendidamente per Mandzukic, che con il petto aveva provato ad allungare di fronte a sé su Rebic, ma hanno le idee chiarissime i croati, ogni qualvolta entrano in possesso del pallone fanno la cosa giusta, in particolare fa sempre la cosa giusta, tocco di mano nella sua area di rigore a parte Ivan Perisic, autore del gol del pareggio, appunto del fallo di mano che ha causato il vantaggio francese, ma anche di questo lancio di prima intenzione senza guardare, senza nemmeno toccare per una volta il pallone per sistemarselo sul piede sinistro, lo ha visto dalla zona difensiva esterna a sinistra, ha visto la proiezione in verticale di Manzo che ci gli ha lanciato immediatamente la palla, poi l'attaccante della Juve ha provato con il petto a prolungare questa corsa della sfera verso i piedi di Rebic all'interno dell'area di rigore francese, tutto neutralizzato però da Varane. Ora la Croazia che manovra quasi fuori i propri 16 metri con Versalico il quale lancia in verticale il controllo di Rebic che non è tra i più precisi, allora può partire Hernandez in fase centrale, la profondità cercata ma non trovata nello spazio di Mbappé, francamente questo pallone era troppo veloce anche per la grande velocità di Mbappé. L'arbitro che adesso va a verificare che tutto si svolga velocemente nella ripresa dell'azione, la Croazia che porta palla in avanti 47 minuti e 30 secondi al termine del primo tempo con la Francia in vantaggio per 2-1, termina a terra Modric e c'è farlo di Matuidi, il calcio di punizione in favore della Croazia con Modric che ha il suo da fare per mantenere la sfera sul terreno di gioco dalla pressione inopportuna, gioco fermo degli uomini di Didier Deschamps e allora Versali con la destra, il traversone che parte pericoloso in mezzo, Perisic evidentemente ingannato dall'uscita abbozzata a vuoto di Lloris, non colpisce a mezzo metro dalla porta, poi subisce fallo da Strinic e Mbappé che stava per ripartire a sua volta in contropiede, ma che opportunità per la Croazia e che cross di Versalico, il secondo splendido della sua partita, sta mettendo in difficoltà la Croazia sulle fasce laterali. Adesso questo c'è stato un ottimo cross da parte di Versalico che su quella fascia devo dire ha spinto poco, un'incertezza, una disattenzione, non ci ha creduto fino in fondo Perisic perché si era addormentato Pavard, poteva colpire di testa come ha colpito contro l'Inghilterra per esempio, che però perché lì è uscito ed è rientrato, esatto, è riuscito e è rientrato subito, ha fatto poi lo portiere stesso rimasto movimento. Fermo Pavard. Bravo. Le squadre vanno negli spogliatoi, è finito il primo tempo, la Francia è in vantaggio per 2-1, successioni delle reti, autogol di Mandzukic al 18esimo, pareggio di Perisic al 28esimo e poi al 38esimo tocco di mani ad opera di Perisic stesso sul colpo di testa di Matuidi a seguito di un corner battuto da Griezmann, lungo conciliabolo dell'arbitro con la cabina di regia e VAR e poi visione dello stesso direttore di gara a bordo campo dell'azione con concessione del calcio di rigore. Francia in vantaggio per 2-1 a riposo. Noi ci risentiremo tra pochissimo per il secondo tempo della finale di Coppa del Mondo da Mosca tra Francia e Croazia. Russia 2018, la partita.
Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con il Zhushniki Stadium di Mosca. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della finale della Coppa del Mondo tra Francia e Croazia. Il primo tempo si è concluso con i francesi in avvantaggio per 2-1, l'autorete di Mandzukic al 18esimo, il pareggio di Perisic al 28esimo, al 38esimo il calcio di rigore, il primo assegnato nella storia di una finale della Coppa del Mondo dal VAR e realizzato da Antoine Griezmann al 38esimo. Francia 2, Croazia 1, torniamo agli studi di Roma. Bene, sì, allora con Fulvio Collovati per commentare questo primo tempo. Il VAR ci ha messo lo zampino, io onestamente non saprei dire, perché a velocità normale probabilmente, oddio sì, il fallo di mano è stato evidente, però non è come ti dice il braccio che è andato verso il pallone, Fulvio. L'arbitro si è rivolto al VAR, non poteva non concedere questo calcio di rigore, che è evidente, il braccio, il fallo di mano da parte di Perisic è netto. Forse c'è stata una disattenzione l'unico saltatore in dentro l'area di rigore era Matuidi, per cui che non è certamente imperioso nei suoi stacchi di testa, per cui forse andava la marcatura doveva essere più ravvicinata. Si continua a marcare a zona dentro questa area di rigore, secondo me è un errore. Comunque con un solo tiro in porta, che poi qui non si tratta di parteggiare per nessuno, ma la realtà statistica è questa, la Francia si trova avanti 2-1, perché il tiro in porta, il calcio di rigore di Griezmann. Perché il possesso di palla è inequivocabile, 60% Croazia, 40% Francia, ci fa capire che la partita l'ha fatta la Croazia, non la Francia, che è molto cinica, abbiamo detto, ad attendere gli errori dell'avversario, e gli errori dell'avversario ci sono stati. Croazia che la partita in effetti è anche molto meglio, più spedita rispetto, con più grinta rispetto ai francesi. Chi migliori da una parte e dall'altra secondo te, Fulvio? Allora, beh, da una parte francese Griezmann, per essere determinante nelle due azioni più importanti, Umtiti in fase difensiva, e per quanto riguarda Perisic devo dire, ma tutta la Croazia secondo me ha giocato molto più solida, molto più compatta rispetto alla Francia. Messaggi del nostro ascoltatore amico Ivan, che scrive al 335-699-2949: la Francia fa perno sulla prestanza fisica, tracce di gioco pari a zero, ai croati manca lo stoccatore. Devo dire che il centrocampo, questa è una partita che si giocava a centrocampo, Pogba l'abbiamo visto in difficoltà, troppo lento nel proporre gioco, pressato da Modric e Rakitic, e Mbappé, poco servito, ha fatto meglio di lui sicuramente Strinic nel primo tempo. Allora, le squadre stanno tornando in campo, è quasi tutto pronto, e dunque grazie per il momento a Fulvio Collovati. Grazie. Torniamo a Mosca, torniamo da Francesco Repice per il secondo tempo della finale Francia-Croazia. Eh sì, torniamo qui dallo stadio Luzhniki di Mosca a raccontarvi questo secondo tempo, con la Francia che attaccherà la destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione, la Francia che è in vantaggio per 2-1. È la prima volta nella storia, lo ripetiamo, che una finale di Coppa del Mondo viene sicuramente caratterizzata dall'assegnazione di un calcio di rigore. Mentre è iniziato il secondo tempo non ci sono stati cambi, le squadre si sono ripresentate in campo con i medesimi effettivi che hanno disputato la prima parte della partita. Dicevamo, la prima volta nella storia del mondiale, nella storia di una finale, che un rigore viene assegnato dalla VAR. Francia in avanti ora con il tentativo di Pogba, che viene messo però a terra, c'è l'arbitro che arresta l'azione e comanda il calcio di punizione in favore della nazionale di Didier Deschamps dall'interno della tre quarti campo avversaria. Dal settore di destra vediamo che si porta Varane a toccare centralmente su Umtiti, la coppia centrale difensiva di Didier Deschamps, che ora va in profondità, Griezmann di prima, Matuidi che si addormenta, dal via libera la ripartenza croata, Croazia che deve recuperare una rete, c'è Rebic sulla settore di destra, c'è la profondità cercata e trovata su il cross ad opera di Brozovic, se non andiamo errati c'è stata la parata in tuffo di Lloris, il portiere francese, anzi era Versalico che si era come di consueto proiettato sull'asse di competenza per dare sostanza alla manovra offensiva croata. I minuti sul cronometro sono due nel corso del secondo tempo, attenzione Giroud, il lancio dalla retrovia al limite dell'area, al retropassaggio per Griezmann con il sinistro centrale morbido, troppo per Subasic che fa solo la palla a mezza altezza. 1:15 di gioco, subito un'emozione, Fulvio Collovati. Ma è chiaro che è evidente che la Croazia adesso dovrà concedersi qualche rischio, certo. Soprattutto hai visto, tu hai detto giustamente, in fase offensiva un'azione penetrante da parte di Versalico, è chiaro che se è in attacco non può essere in difesa, per cui qualche licenza se la deve concedere la Croazia, qualche deve spazio, scoprire qualcosina. Qui c'è stata una disattenzione dei due centrali, di Vida, lo stesso Lovren, che si sono aperti, però non è un fulmine di guerra Giroud, per cui te lo
puoi anche permettere. È chiaro che non puoi concedere infatti, invece insomma, questi spazi. Infatti, la difesa è creata in qualche modo. Sì. A Mbappé, ma anche lo stesso Griezmann. Sarebbe diverso. È lo stesso Griezmann. Siamo giunti al minuto 2, anzi il terzo minuto che inizia nel corso della ripresa. La Francia che in vantaggio per 2-1, attenzione alla Croazia che attacca in area di rigore, con Rebic la girata di sinistra, la grandissima parata di Lloris in corner. Subito un'opportunità per la Croazia, un'opportunità clamorosa con la conclusione da posizione decentrata dall'interno dell'area di rigore di Rebic. Il tocco era stato di Brozovic a far caracollare nei 16 metri francesi l'ex giocatore della Fiorentina che ha battuto con il sinistro sotto la traversa la parata di Lloris in corner. Da destra va Luka Modric con l'interno del piede destro, traiettoria ad uscire rispetto alla porta avversaria, il traversore che parte, un colpo di testa ancora con la pallone in area piccola, il tentativo di dribbling aereo eseguito nella fattispecie allo stesso Rebic con Hernandez che non ha bocca e col pallone che finisce sul fondo. Ma che azione in verticale, tutta sì, in verticale della Croazia. Fulvio, sì, mi pare che sia stato Rakitic a servire Rebic che ha calciato subito di prima. Come vedi, le soluzioni offensive la Croazia ce l'ha, perché ha dei giocatori che vanno alla ricerca della profondità. Rebic, lo stesso Perić, secondo me il miglior uomo in campo al di là del fallo di mano nel calcio di rigore, perché cercano la profondità quando Mandžukić glielo permette. Quando Mandžukić si allarga, loro si accentrano, si muovono e creano superiorità numerica dentro l'area di rigore. Ora Griezmann prova ad andarsene, viene fermato da Rebic che salta anche Matuidi in posizione addirittura di terzino destro, parte della in profondità per Rakitic, una deviazione sulla corsa di Perisic, c'è l'anticipo secco da difensore aggiunto di Lloris che bravissimo, con il corpo fuori dalla sua area di rigore mette fuori causa l'interista. Ma che palla è di Rebic per Perisic, che aveva impressionato nuovamente per la sua corsa, aveva sorpreso i difensori della Francia. Sbaglia ancora la nazionale di Didier Deschamps, prova a recuperare Varane che dal via libera Mandžukić, errore marchiano del centrale del Real e poi la crossa del giocatore della Juve che incoccia letteralmente nei piedi di Umtiti, il quale rilancia. Insomma, una Francia veramente molto distratta, sotto ritmo, sotto prestazione. Croazia che meriterebbe già il gol del pari, la Francia però ancora in vantaggio per 2-1 e prova adesso a difendere sulla pressione di Luka Modric che conquista l'ennesimo pallone, prova ad andare via Matuidi che è costretto alla chiusura in corner. Ora la spinta dei croati indomiti all'interno della tre quarti campo avversaria. Luka Modric, secondo tiro dalla bandierina in pochi minuti, il quinto da destra, il capitano in maglia numero 10 croata con l'interno del piede destro, la traiettoria d'uscita rispetto a Lloris, il traversore che parte sul primo palo, allontana Griezmann, recupera in qualche modo con la conclusione al limite dell'impossibile di Versalico, praticamente dalla tre quarti campo al volo, il pallone che termina di molto al lato rispetto al palo destro della porta difesa da Lloris, preoccupato, preoccupatissimo di Didier Deschamps. Ma allora, se Deschamps si alza dalla panchina e viene ai limiti dell'area consentita, evidentemente è una preoccupazione legittima la sua, perché non sempre il risultato rispecchia quello che si è visto in campo. Fino ad ora la partita l'ha fatta la Croazia, avrebbe meritato molto di più, e ripeto, con due palle gol di cui un calcio piazzato, calcio di rigore, la Francia è in avanti, però ha fatto molto molto di più sul piano del gioco la Croazia e sta continuando a fare molto di più. E siamo al sesto minuto del corso della ripresa. Ancora il lancio di Perisic per il tentativo di Brozovic, scusate, per il tentativo di Perisic che andava a chiudere in diagonale sempre dal centro verso la zona destra dell'area di rigore avversaria. Brozovic all'indietro all'altezza della linea mediana, allora nella quale scambia in orizzontale con Vida, attaccato timidamente da Giroud, il pallone giocato sulla corsia di sinistra da Strinic, ancora Rakitic che attende la traiettoria del passaggio del compagno di squadra, lo ottiene alle sue spalle, poi va nel cerchio centrale del campo lì dove Brozovic smista palla sul settore di destra dove si trova Modric, la pallone che ritorna sui piedi del giocatore dell'Inter e poi con la punta dello scarpino ha provato Rebic in qualche modo a mettere in movimento Versali che aveva capito tutto Matuidi, ma poi è stato sovrastato dalla velocità degli avversari che tornano in possesso del pallone. Brozovic a manovrare la sfera nella tre quarti campo francese, Modric che dà respiro alla manovra chiamando in causa Rebic nella posizione di ala destra, arriva su di lui Matuidi, questa volta di soffio il pallone, poi Kanté, poi lo spirito di sacrificio dei croati che recuperano l'ennesimo pallone. Va Mandžukić al limite, prova il traversone secondo palo, la chiusura è di Pavard che spazza la propria area di rigore, gioca bene di sponda, ora Giroud per Pogba che evita il fallo dopo l'avversario, poi lancia sul settore di destra Mbappé in aria, se ne va Mbappé in velocità, Mbappé si ferma il tiro, la parata con i piedi
di Subasic, partita splendida, velocità pirotecnica di Mbappé che aveva lasciato sul posto Vida. Intanto la Croazia è già dalla parte opposta, attenzione, invasione di campo, attenzione, l'arbitro deve fermare il gioco, c'è un'invasione di campo pacifica di tre individui, anzi sono quattro, come i Blues Brothers, sono i Blues Brothers in campo, attenzione, eccoli qua, i Blues Brothers in campo, camicia bianca, pantaloni neri, cravatta e cappello, subito placcati anche dai giocatori della Croazia e dagli addetti al campo che li trascinano fuori dal terreno di gioco, fischi del pubblico, invasione del campo assolutamente pacifica dobbiamo dire, ma insomma c'è stato anche questo in questa finale mondiale, c'è stato dopo il rigore assegnato dal VAR per la prima volta nella storia anche l'invasione di campo di quattro buon temponi vestiti da Blues Brothers, subito però trascinati via dal perimetro di gioco dagli addetti al campo, insomma momenti molto particolari. Allora, momenti particolari, però preferisco analizzare l'aspetto tecnico precedente che tu hai sottolineato, questa ennesima accelerazione da parte di Mbappé, che però questa volta rispetto a quelle precedenti l'ha portato davanti al portiere. Ecco, questa è la Francia, che è una Francia che si è alzato pure Deschamps, una Francia in difficoltà sul piano del gioco, non riesce più a costruire. Infatti però sta per entrare in Zonzi. Sì, ha capito. Sta ha per capito, entrare in Zonzi nella Francia. Basta però un lancio lungo per questo straordinario, stupefacente giocatore che con una tecnica sopraffina arriva tu per tu con Lloris e momenti fa il 3-1. Attenzione però al pallone in mezzo ancora per la Croazia con l'intervento di Lloris che mette in corner ad anticipare Mario Mandzukic. Lloris finisce a terra, secondo il direttore di gara non c'è fallo, non ci c'è sarà fallo. Tiro dalla bandierina in favore della Croazia. Sì, molto pericoloso Mario Mandzukic che poi va a spiegarsi con Lloris, atteggiamento dobbiamo dire. Anzi, il calcio di punizione viene concesso adesso al direttore di gara, evidentemente ha valutato come fallosa la carica del giocatore della Juventus ai danni dell'estremo difensore francese, fuori Matuidi, Blaise Matuidi se non andiamo errati con la maglia numero, anzi no, fuori Kanté, non ce la fa più Kanté, c'è qualche problema per lui perché credo che se non ci fosse un problema fisico mai e poi mai Deschamps avrebbe rinunciato a Kanté, perché questo, esatto, io mi aspettavo Matuidi fuori, invece questa è una sostituzione per infortunio, non tattica, questa, io ne sono sicuro, questa è una sostituzione inaspettata, io mi auguro che sia per infortunio per la Francia, perché precedentemente un paio di palloni li aveva persi Matuidi, tu hai visto, noi dobbiamo raccontarlo ai nostri radioascoltatori, Kanté è un giocatore fondamentale per il centrocampo di questa Francia, una Francia che ha sofferto a centrocampo, perché solo Pogba ha sofferto rispetto a Modric, Rakitic, anche lo stesso Brozovic, uno contro tre, è chiaro che sei in minoranza. Griezmann sulla sinistra, Matuidi versalico su di lui, la chiusura è quella di Loren che fa carambolare proprio il pallone sui piedi del numero 7 che grazie alla trasformazione del suo calcio di rigore al 38esimo del primo tempo sta decidendo la partita, ancora Loren, ancora Griezmann a mettergli fuori la sfera, a occasionare la rimessa laterale in favore della Croazia al fronte difensivo destro, quando i minuti sul cronometro sono esattamente, andiamo a verificare in questo momento 10, anzi sta per iniziare l'11esimo nel corso della secondo tempo, la Francia in vantaggio per 2-1, Mbappé alla caccia del pallone, riesce a sottrarlo dal possesso di Strinic, Strinic che però ritorna sull'attaccante maglia numero 10 francese e allunga il pallone all'indirizzo del compagno di squadra che si muove centralmente, da questi a Brozovic, si fa vedere Luka Modric all'altezza dei 40 metri, allarga sul settore di destra, è arrivato Versalico, ha di fronte a sé Matuidi, Versalico potrebbe andare al cross, va invece nuovamente da Modric, il quale sfida Zonzi, la frenata improvvisa della 10, poi con l'esterno al limite dell'area per Rebic che deve sfuggire alla guardia di tre avversari, finisce a terra, non c'è fallo, Griezmann in azione personale, salta due avversari, il terzo che gli si fa incontro è Vida, che intecca, gli mette il pallone fuori dal campo, rimessa con le mani fuori della Francia, eccole le ripartenze francesi, eccole le accelerazioni di Griezmann, quelle di Mbappé che deve essere però più cattivo nel controllo del pallone quando ha l'avversario incollato, non deve sicuramente mollare perché lì i croati costruiscono la loro forza, costruiscono le loro azioni pericolose, portano il pallone in avanti e poi con questi traversoni, con questi cambi di gioco improvvisi orchestrati dalle regie di Brozovic e soprattutto di Luka Modric mettono in difficoltà la retroguardia di Didier Deschamps. Ora però la Francia con Pogba anticipato ancora una volta da Rakitic, c'è Pogba che sta perdendo assolutamente tutti i duelli all'altezza della mediana, il lancio di Modric in profondità per Rebic fermato da Umtiti che ferma con il petto, da Pogba nel cerchio centrale del campo si fa vedere Pavard a destra, inizia adesso la scorribanda sull'auto di competenza, siamo al 12esimo, la Francia in vantaggio per 2-1, adesso va Mbappé in azione solitaria, viene fermato
sbagliato ancora una volta, perché triplicano su di lui la marcatura i giocatori croati. Ed allora la nazionale di Zlatko Dalic, che può ripartire ancora dalla corsia di destra, Versalico che non può affondare perché tutti i compagni di squadra sono praticamente francobollati dagli avversari, va a ricostituirsi il 4-2-3-1 rispettivamente, anzi difensivamente parlando, della Francia, con Giroud che mette a terra Rakitic. Il calcio di punizione all'interno della tre quarti campo francese, lo sta per abbattere proprio Brozovic, il quale allarga sulla corsia di sinistra, si fa vedere Strinic, da questi a Rebic che punta l'avversario, si tratta di Pavard, ancora Perisic al traversone secondo palo, salta e arriva con i suoi tentacoli Lloris all'interno dell'area piccola, al limite di essa a fermare e a bloccare il presalto del pallone. Siamo al tredicesimo, la Francia conduce per 2-1. Io mi chiedo e ti chiedo, Fulvio Collovati, sì, sì, ma la condizione atletica dei croati quanto possono tenere e resistere così a questi ritmi? Ma stanno andando avanti per forza di inerzia, per questo spirito di battaglia che hanno evidentemente insito nel loro DNA, oltre naturalmente abbiamo elogiato la parte tecnica. Matuidi non è uscito per contrastare Versalico perché è una spina nel fianco ancora, però destra. Scusami, Perisic dal fondo, il cross secondo palo, cambio di gioco nuovamente sul quale non può intervenire Manzo, che ci attraversano, arrivava da sinistra nello spicchio di area di rigore, lo spigolo sinistro dell'area di rigore della Francia, c'era Manzo che c'è il pallone troppo lungo per lui, ma abbiamo notato ancora una volta e vi abbiamo raccontato, gentili ascoltatori, questo cambio di gioco repentino ad opera dei giocatori croati, con Vladimir Putin, con Macron, con Infantino lì in tribuna d'onore che firma palloni evidentemente. Ma Macron non ho visto, molto richiesto, non è un viso molto particolarmente contento. Gran palla però di Pogba al volo, di collo esterno destro, c'è Mbappé in posizione di ala, punta l'avversario, le finte, il pallone sul sinistro poi sul destro, va verso la linea di fondo, la sterzata, il cross in mezzo, Griezmann, palleggio all'indietro, Pogba destro, Murato sinistro, rete, gol, Pogba, 3-1 Francia, esattamente al 14° minuto nel corso della ripresa, il terzo gol della Francia, lui ha iniziato l'azione, lui l'ha conclusa, come sparito dal campo ha avuto immediatamente il ruggito del leone con i suoi grandi tentacoli, con le sue grandi zanne. Paul Pogba è andato ad arpionare quel pallone, ha tentato prima con il destro, poi con il sinistro dopo il palleggio di Griezmann al limite dell'area, sotto l'incrocio dei pali la traiettoria, nulla da fare per Subasic. Siamo al 14° minuto, la Francia ora conduce sulla Croazia per 3-1, Fulvio Collovati. E stavamo dicendo, soprattutto questo inizio del secondo tempo, qualcosa la Croazia doveva concedere e la sta concedendo, soprattutto sulla faccia destra, nel senso che finalmente si vedono le accelerazioni da parte di Mbappé su questa ennesima accelerazione servita da Pogba. Pensa cosa ha fatto, ha servito Mbappé, però ci ha creduto, non ha creduto solamente sulla soluzione personale di Mbappé, ma Mbappé si è accentrato, ha tirato, c'è stato un rimpallo, Pogba si è impossessato e devo dire che ha fatto un gol straordinario di sinistro, l'ha piazzata alla destra del portiere, un palo lontano, ecco, la cosa più bella di Pogba, che sembrava in difficoltà, però dato che è un fuoriclasse, permettimi di dirtelo, può chiaramente trasformare la sua partita da negativa in positiva, assolutamente. E lui aveva iniziato l'azione, il primo gol nel mondiale, sì, per Pogba, aveva un gol pesantissimo, aveva iniziato lui l'azione con quella sventagliata di collo esterno destro da sinistra verso la zona alta del campo. Esatto, bellissimo, a far viaggiare Mbappé, il solito numero a destra con sterzata improvvisa del numero 10, ora Pogba va via a due avversari, va a servire Matuidi nella metà campo della Croazia, Zonzi a supporto, il giocatore che milita nella Liga Spagnola, serve Hernandez a sinistra, nuovamente Pogba che ora è diventato padrone del centrocampo, lancia Matuidi sulla settore di sinistra, il numero 14 centrocampista della Juve al cross, il colpo di testa di Mbappé che viene murato all'ultimo momento, poi Griezmann che stava per coordinarsi per la silena, per la rovesciata volante dallo spicchio sinistro dell'area piccola, prima di lui provvidenzialmente Brozovic ha messo il pallone sul fondo e quindi il calcio d'angolo. È chiaro che ora la Francia si
stia provando a dilagare, stia provando a sfruttare le praterie che fisiologicamente le si offrono di fronte, perché la Croazia indomita prova a riaprire la partita magari con un gol, perché siamo ancora al 17° minuto nel corso della ripresa. La Francia che conduce per 3-1, la Francia vicina alla conquista del suo secondo mondiale. Griezmann da destra, interno del piede sinistro, traiettoria rientrare per Subasic che col colpo di testa di Brozovic nuovamente allontana, però ancora sui piedi di Griezmann che lascia scivolare il pallone in fallo laterale oltre il perimetro di gioco, mantenendo così la Francia all'interno della metà campo avversaria. Quando, ripetiamo, siamo al 17° quando i transalpini conducono per 3-1 sulla Croazia, l'ultimo gol quello di Paul Pogba che, ripetiamo, aveva iniziato e poi ha concluso l'azione dall'alto della sua classe, magari sminuita da un primo tempo così come del resto quello di tutta la Francia sotto le aspettative. Poi però è chiaro che il tasso tecnico del fuoriclasse arriva, diventa decisivo, lo ha dimostrato ancora una volta l'ex giocatore della Juve, mentre la Francia e adesso deve difendere dall'ennesima iniziativa di Rebic dalla corsia di sinistra, guadagna rimessa laterale quest'ultima con l'intervento in chiusura all'ultimo momento che è stato di un centrocampista francese, abbastanza perplessi i tifosi croati così come del resto Zlatko Dalic, ma non sottovalutiamo lo spirito combattivo della quale faceva cenno poc'anzi Fulvio Collovati di questa nazionale, della nazionale croata, perché manca ancora molto alla fine della partita e perché un gol potrebbe riaprire le sorti del confronto, perché siamo alla 18°, perché la Francia conduce per 3-1 e perché ora la Croazia sta manovrando nella tre quarti campo avversaria portando pallone in avanti con Brozovic, si muove in profondità, Srinic non viene assistito e allora Rebic che cambia gioco dalla parte opposta, quella destra, l'arresto di petto di Van Persie di fronte a Sepa Varma, al traversone con il sinistro Pogba che svetta nella sua area di rigore e allontana Hernandez che ferma la traiettoria, poi viene affrontato in maniera fallosa, no, da Perisic, no. Prova a rialzarsi Hernandez, non c'è fallo secondo il direttore di gara, si continua a giocare Modric, ancora lui all'altezza dei 30 metri, la strada è sbarrata, allora si va sulla corsia di sinistra dove Strinic riesce a controllare il pallone, costretto però a retrocedere, a perdere metri sul terreno di gioco per la pressione operata e sui danni ad opera di Mbappé che si fa vedere anche in fase di interdizione di difesa, però la Croazia sempre in avanti dal settore di destra, questa volta con Versalico che punta Matuidi, si accentra, mette palla sul sinistro, prova il traversone nella zona di campo occupata da Pavard che non ha difficoltà a spazzare i propri 16 metri ma non riesce a indirizzare verso i compagni di squadra, il solito Luka Modric che calamita palloni su palloni e la Croazia che prova ad avanzare spalle alla porta rispetto al limite, ora al vertice dell'area di rigore Mandzukic coglie il leggero corto tempo Versalico, il quale però recupera la sfera, la porge indietro per Loren, si fa vedere nel cerchio centrale del terreno di gioco Brozovic che porta il pallone sul piede destro del compagno di squadra Rakitic, allargato sul settore di sinistra del gioco, e Strinic che di fronte a Mbappé si fa aiutare da Rebic che va al limite con il destro, lo carica e però lo fa finire sul colpo di Pavarra che ringhia sugli avversari, non riesce però ad allontanarli, Griezmann allora in azione difensiva, la sfera che carambola ancora sui piedi del numero 2 francese che la rilancia nella metà campo avversaria, sgombra di maglie blu, Vida colpisce di testa, arriva di rincorsa sulla respinta Matuidi, allarga per Griezmann che controlla con l'esterno del piede, partito Mbappé sulla corsia larga, preferisce il possesso di palla con grande saggezza e sagacia tattica, però la Francia proprio Griezmann, poi Zonzi, poi Pogba, poi adesso c'è Hernandez che si rivolge a Matuidi, alle spalle di tutti Pogba, il possesso palla della Francia ora per mandare a vuoto la pressione avversaria, una pressione che dovrà essere accentuata e comporterà un ulteriore sforzo fisico, Hernandez aggira tutti compreso Mandzukic che non riesce a ritornare sull'esterno sinistro francese, serve Mbappé al limite, destro, rete, Kylian Mbappé, 4-1 Francia è il discorso, forse viene virtualmente archiviato con questa conclusione dai 20 metri del numero 10 francese nell'angolino più lontano, lì dove non poteva arrivare Subasic, l'avevamo detto Fulvio Collovati, ma quanto possono resistere dopo tre supplementari, dopo i rigori, questi calciatori che hanno avuto meno spazio e tempo per riposare, che hanno giocato praticamente una partita in più, infatti, hai perfettamente ragione, allora ha giocato una partita in più, è crollata, hai subito il terzo gol, è crollata psicologicamente, fisicamente, questo è un gesto tecnico, il quarto gol ottimo da parte di Mbappé, però non c'è stata opposizione, ha tirato quasi senza convinzione da 5 metri fuori dall'area di rigore, il portiere forse un po' così si è trovato spiazzato, Vida sì, non ha un posto, Vida non ha un posto, resistenza, e devo dire questo è un po' lo spirito di questi minuti, siamo a 25 minuti dalla fine,
e devo dire che ormai la partita è nelle mani totalmente di questa Francia, che attenzione, il primo tempo il possesso di palla era della Croazia, adesso invece fa molto possesso palla e aspetta chiaramente i varchi che si aprono per poter colpire, per cui 4 gol forse sono troppi, però insomma la partita ormai è nelle mani della Francia. Sembra chiaramente indirizzata alla finale della Coppa del Mondo, con la Francia che conduce ora per 4-1 sulla Croazia, una Croazia che ha tentato il tutto per tutto nel primo tempo, spingendo al massimo, ben sapendo evidentemente che nella ripresa avrebbe sofferto i tanti minuti spesi sul terreno di gioco nel corso di questo torneo. Evidentemente la precaria condizione atletica di molti suoi interpreti decisivi, da Mandzukic a Perisic, che hanno effettivamente retto almeno fino a questo momento, ma in maniera assai minore rispetto alla prima parte della partita, nel corso delle riprese hanno consentito agli avversari i francesi di sviluppare la loro maggior freschezza atletica e il loro maggior tasso fisico, e ora la Francia conduce per 4-1 alla nazionale di Didier Deschamps. Non resta che far scorrere i minuti, che mantenere il pallone tra i piedi, che osservare le scorribande degli avversari. Paul Pogba, ancora lui padrone della mediana, lì dove era stato in difficoltà per tantissimi minuti nel corso della prima frazione di gioco, ora il centrocampista Red Devil dello United sembra l'assoluto padrone, è salito in cattedra, adesso è protagonista assoluto di questo secondo tempo, non solo attenzione con un gol meraviglioso, ma soprattutto adesso forse anche rinfrancato da magari da avere Zonzi al suo fianco, non lo so Francesco, perché ha visto Zonzi ha preso una posizione più centrale rispetto a Kanté, che probabilmente secondo me aveva qualche problema fisico, attenzione. Aveva qualche problema fisico, era veramente molto stanco, perché Kanté è uno di quelli che, come tu sai Fulvio Collovati, e come conoscono e come sanno bene i nostri radioascoltatori che seguono il calcio internazionale dalle nostre radiocronache, Kanté è uno che non si ferma mai e sostanzialmente dopo tante partite si può avere un momento di flessione atletica. Attenzione, Francia ancora in avanti, Giroud che prova a giocare di sponda e per Griezmann, poi rilanci davanti di Versalico accanto alla fascia laterale di testa, e Perisic mantiene il pallone in campo ma di fatto lo direziona verso gli avversari. Umtiti in ultima analisi verso il proprio portiere Lloris, che evita la pressione di Mandzukic, che però va in gol. Attenzione, errore clamoroso di Lloris, e come al solito ci mette la punta del piede Mandzukic e fa finire il pallone alle spalle dell'estremo difensore francese. Eccolo qui l'eccesso di confidenza, la grandeur che viene immediatamente punita. Fulvio Collovati, ha segnato la Croazia, ha segnato Mandzukic al 24esimo dopo che Lloris ha provato i suoi danni, un dribbling all'interno dell'area di rigore. Mai fare questo con Mandzukic, molla mai la presa. Ma non puoi commettere in una finale mondiale un errore del genere, un errore di arroganza, di presunzione, di superficialità sul 4-1. Attenzione, ti trovi di fronte un top player, perché Mario Mandzukic è un top player in tutti i sensi, e guarda, ha preso il pallone, lo ha riportato a centrocampo, è il gol del 4-2. La partita in teoria nel calcio si può mai dire, però come vedi riesce a trasmettere una carica anche su un risultato che all'apparenza può essere, può definirsi già definito, virtualmente chiusa, però questo gol, questa ingenuità, questa dabbenaggine, possiamo dirlo, di Lloris può aver dato nuovamente speranza ai croati, e mai dare speranza a una formazione che fa dello spirito combattivo la sua prerogativa migliore. Infatti la Croazia ancora lì, il cross in mezzo di Versalico, la chiusura da parte dei giocatori francesi che lasciano sfilare il pallone in fallo laterale. Una partita che era virtualmente chiusa e la portiere Lloris è andata in maniera sciocca a riaprirla, cercando un dribbling di supponenza proprio e di presunzione ai danni non di un giocatore qualsiasi ma di Mario Mandzukic. Stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti del mondo, come si può permettersi questo? Può arrogare il diritto di tentare un dribbling irridente ai danni di un tale giocatore? E vieni e giustamente immediatamente punito. Ed ora siamo al 26esimo e la partita è riaperta, perché se la Croazia fa un gol io non voglio pensare cosa possa accadere in campo. Da sinistra Trinic, il cross, secondo palo finito forse direttamente sul fondo, questo segnale infatti il guardaline che opera sotto la nostra postazione. C'è un cambio nelle file croate, ha deciso Zlatko Dalic di mandare sul terreno di gioco con il numero 9 Kramaric, quindi un attaccante, un giocatore fresco. Spesso questa sostituzione ordinata nella ripresa Dalic, ed esce dal campo probabilmente Perisic, che non ce la fa più. Rebic, mi pare Rebic, il 18, Rebic. Poteva avere molto di più, diciamo. Dei tre davanti, il solito combattivo carismatico Mandzukic, secondo me il miglior uomo della Croazia, Perisic, Rebic forse dei tre quello un pochino più sottotono, ecco. Kramaric prende il suo posto, insomma, in una partita che
del calcio non si può mai dire, può tenerla con un eventuale gol ancora aperto, assolutamente. Però c'è la Francia ora in avanti con Matuidi, anche un uomo a terra per la Croazia, evidentemente colpito alla testa, e così come recita il regolamento del calcio, Brozovic che aveva avuto la spinta, il contatto ed il proprio compagno di squadra Loren, ma al capo, e così come recita appunto il regolamento, l'arbitro ferma l'azione perché va a verificare le condizioni del giocatore che è stato colpito appunto, e poi scodella la palla e tra due avversari con grande sportività Perisic la restituisce ai francesi, che con Lloris questa volta vanno sollecitamente al rinvio. Griezmann che salta di testa, colpisce il pallone, Matuidi che lo insegue, poi Versalico, anzi Loren che lo allontana nuovamente, il colpo di testa è quello di Umtiti, un'altra zuccata e l'arbitro qui deve fermare nuovamente l'azione perché ci sono due uomini che si sono accasciati sul terreno di gioco, Umtiti e Mario Mandzukic, che sembra aver avuto la peggio in questa collisione aerea. Insomma sono zuccate che fanno male. Si sono scontrati, ti posso garantire che nella mia lunga carriera qualche testa, più che il pallone, l'ho colpito anch'io, ti posso garantire che fanno male, per cui c'è giustamente il mangio che c'è a terra, insomma, probabilmente la testa più dura è quella di Umtiti, però come vedi fortunatamente si rialza. Insomma è una finale che certo non ci ha annoiato, non ci ha mancato nulla, Francesco, nulla fino adesso. Ci sono stati gol, c'è stata la lotta continua, le trasformazioni tattiche da parte degli allenatori che continuano. Guarda, esce Matuidi, entra Tolisso, quindi esce sostanzialmente, almeno in teoria, un mezzala, e tra quello che nel Lione faceva il regista, poi magari nel corso della sua carriera ha un pochino sviluppato il suo gioco, lo ha un pochino modificato, si è trasformato forse in mezzala anche lui, ma insomma sì, è un giocatore dalle grandi capacità tecniche, è ereditato un pochettino, vedremo adesso dove andrà a sistemarsi. Io immagino nella stessa porzione di campo che fino a questo momento è stata appannaggio di Matuidi, infatti è così, Matuidi ancora una volta ha restituito palla agli avversari e aveva capito che il possesso era dei francesi, e dopo che l'arbitro l'ha rimessa a due è andato con grande sportività, ma insomma un campione si vede anche da queste cose, assolutamente fuori classe in tutti i sensi. A proposito della sostituzione di Tolisso con Matuidi, ha sofferto un po' su quella fascia destra, nel senso che Matuidi in prevalenza ha giocato su Versalico, che ormai faceva la punta a tutti gli effetti, l'esterno destro avanzato a tutti gli effetti. Vedremo qual è la posizione di Tolisso, se dovrà giocare più in fase di interdizione oppure l'ha messo dentro magari per cercare un po' di più di possesso palla. Questa volta con le mani ferma tutto, lo prende in mano il pallone, meglio. Adesso va meglio, insomma, perché insomma tentare un dribbling proprio ai danni di Perisic non sembrava in caso a questo momento della partita, dopo la frettata combinata pochi minuti fa. È la rete di Mario Mandzukic, protagonista stasera ma nel corso di tutto il mondiale. Zonzi gira a memoria in profondità, Griezmann in anticipo di testa subita, e allora ecco arrivare Tolisso, toccare palla sulla corsia e larga dove si trova Giroud, non riesce poi a mettere in movimento i propri compagni di squadra, l'attaccante del Chelsea subisce fallo e Kramaric, se non andiamo errati, allora l'arbitro ferma l'azione, anzi si trattava di Brozovic, comanda il calcio di punizione in fuori della Croazia. Mandzukic adesso fa il terzino destro, tunnel ai danni di Tolisso, pallone in profondità per Versalico che avanza, scarica ancora largo, Perisic con la finta del cross, pallone sul sinistro, in mezzo il colpo di testa di Varane che anticipa Kramaric, arriva ancora Mandzukic, ma insomma è dappertutto l'attaccante della Juve, ora recupera palloni su palloni, siamo alla mezz'ora, la Francia che è in vantaggio per 4-2, attenzione alla Croazia in avanti col cross in mezzo, va Umtiti a spazzare i propri 16 metri, poi il contropiede francese, Griezmann si allunga troppo palla e il disimpegno fin troppo velleitario e lezioso con Giroud, croati che invece ringhiano sul pallone come se dovesse essere quello decisivo della partita. Versalico dalla lunghissima distanza ha provato la sortita, ha provato la conclusione, il pallone che è finito sul fondo, le provano tutti i croati, chiede e vanno scusa. Sicuramente applauditi, chiede scusa, un tiro assolutamente velleitario da parte di Versalico, però onore a questa Croazia, consentimi di dire, al di là di come andrà il risultato finale, per lo spirito di gruppo, per la combattività, per una squadra che non, anche sul 3-1 ha continuato a giocare come se stesse, insomma non ha giocato con tatticismi vari, una squadra veramente da elogiare sotto tutti gli aspetti.
ha cercato l'unica cosa che poteva fare, attaccare dal primo minuto per evitare di trascinare a lungo la partita, poi ha dovuto pagare dal punto di vista fisico. Ora Griezmann in posizione di ala sinistra, tre su di lui, finiscono per togliergli il pallone, lo aggira trascinandosi però la sfera oltre il pallo laterale, oltre la linea laterale. Loren, 32 minuti di gioco sul cronometro, nel corso della ripresa la Francia in vantaggio sulla Croazia per 4-2, finale pirotecnica, forse una finale mondiale come non se ne vedevano da tempo, ricordiamo il 4-1. Sì. Sì, forse così no, perlomeno il VAR non c'era mai stato. Certo, tanti gol ci sono stati nel corso della storia, nella finale per esempio del 54 in Svizzera, ma anche nella finale del 1958 in Svezia tra il Brasile e la Svezia, e la finale del 1970 in cui appunto il Brasile batte l'Italia per 4-1, ma tanti gol veramente anche in questa finale. Ora attenzione a Modric, che porta palla nella metà campo avversaria dalla posizione di mezzala destra, scarica largo a beneficio di Versalico, il quale prova a stringere verso il cuore del campo, alle sue spalle Brozovic, lui ci riesce ma deve perdere metri in campo. C'è centralmente Rakitic che allarga sull'estremo settore di sinistra, Strinic che ferma il pallone con l'addome, cerca di portarlo in avanti, il ripiegamento su di lui difensivo molto molto diligente Mbappé, il pallone però scorre dalla parte opposta, e questi continui cambi di gioco dei croati che fanno ondeggiare la difesa e il centrocampo della Francia. Ora il pallone al vertice per la finta di Modric, che manda Giroud a vuoto per il cross in mezzo, Varane che allontana, corto in area di rigore, prova la girata con il sinistro, Rakitic il pallone sul fondo, altra opportunità per la Croazia, i continui cambi di gioco da sinistra a destra, hanno messo in questa difesa francese che non riesce a prendere, Quando ti dicevo che due esterni, io quando ti dicevo che due esterni sono stati continuamente in difficoltà, sia Pavard che anche lo stesso Hernandez, perché si sono trovati a di fronte continui campi di gioco da parte dei croati, e poi quando ti punta Perisic, ti punta Rebic il primo tempo, ti punta Versalico che ha fatto praticamente il difensore, l'ala destra praticamente, sei continuamente in difficoltà. Diciamo che tra le due, possiamo dirlo, tra le due squadre in campo, chi ha fatto tre supplementari sembra la Francia, non certamente la Croazia. Sì, perché continuano a correre i giocatori croati, sebbene abbiano subito proprio nella fase centrale della ripresa un rilassamento fisico e anche magari una botta psicologica dovuta al 2-1 e poi al 3-1 di Pogba fino alla rete di Mbappé, che sembrava aver chiuso definitivamente i giochi, e poi invece l'ingenuità di Lloris, la rete di Mandzukic, la Croazia che continua ad attaccare, Strinic punta a Pavard che rimane sui blocchi, ha limitato al minimo le sue discese offensive, il terzino adesso della Francia, disimpegno questa volta preciso anche in collaborazione e in coabitazione con Mbappé, prima Giroud poi, che non riescono però a mantenere il pallone tra i piedi. I tricolori francesi cominciano a sventolare nel cielo di Mosca alla sinistra della nostra postazione, perché siamo al minuto 34 nel corso del secondo tempo, perché la Francia è in vantaggio sulla Croazia per 4-2, perché questa è la finale della Coppa del Mondo edizione 2018 in Russia. Continua ad attaccare la Croazia, pallone in area, anticipato Perisic, prova ad andarsene Mbappé ma ha toccato forse il pallone con il braccio, non secondo l'arbitro, si continua a giocare, non si lamentano i croati. Mbappé controvida, entra in area di rigore, Mbappé più veloce della palla, poi scivola addirittura e lascia il possesso. Hai detto bene, gli è rimasta la palla dietro. Incredibile, gli è rimasta la palla dietro, perché evidentemente è chiaro che lui se l'allunga, poi nel passo breve non c'è, penso, difensore al mondo, opposizione al mondo in questo momento che lo possa frenare. Il pallone è rimasto dietro, era più veloce lui, pazzesco. Intanto sta per entrare Marco Piazza nella Croazia, giocatore dello Schalke 04 ma di proprietà della Juve, talento incredibile, grande sfortuna per il problema al ginocchio che ne ha rallentato molto a mio parere una carriera che poteva essere veramente scintillante con la maglia bianconera. C'è la Croazia in avanti, c'è il tentativo di dribbling reiterato di Rakitic che però poi si infrange sul muro opposto, gli dà Pogba, la Croazia che rientra in possesso del pallone, Rakitic, anzi Modric tenta la finta, la trova su Zonzi, fa viaggiare centralmente il compagno di squadra Perisic, il quale allarga sul settore di destra, Versalico ancora contro l'avversario che è Tolisso, che da quando è entrato in campo è stato semplicemente costretto sulla difensiva dagli avversari. Poi il rilancio di Umtiti che spazza la propria area di rigore, pronto un cambio anche nelle file della Francia, sta per entrare con il numero 18 Fekir del Lione, spesso utilizzato nella seconda parte delle sfide da Didier Deschamps, colui che è in grado con il suo palleggio, con la sua abilità tecnica, di sgonfiare il pallone, di far passare preziosi secondi o minuti sul cronometro. Ed eccolo qui Fekir, la vedremo al posto di chi entrerà, mentre il gioco dovrebbe riprendere con rimessa laterale fuori della Francia. Giroud esce dal campo praticamente con le due punte, ora la Francia due punte di movimento, si tratta di Griezmann e di Mbappé. Naturalmente analizziamo il mondiale di Giroud.
come Givarche nel 98, cioè giocatore non così appariscente d'accordo ma estremamente redditizio. Allora, ad un attaccante tu lo sai che non fa molto piacere quando gli si dice che è generoso e fa pochi gol, però esatto. Io penso che in questa Francia sia stato imprescindibile, nel senso che si è integrato alla perfezione nei meccanismi. Guarda come lo abbraccia Deschamps, nei meccanismi che vuole Deschamps, perché è un lottatore. È chiaro che lui fa un po' il Mandžukić della Francia, nel senso che va a sinistra, va a destra, pressa, torna indietro per lasciare lo spazio a Mbappé e anche allo stesso Griezmann. Intanto è entrato Marco Piazza, io poi non ho visto al posto di chi, perché eravamo proprio impegnati in questa discussione, Fulvio Collovati, ma tra poco ovviamente sapremo darvi la soluzione del piccolo rebus, mentre attenzione che Kramaric tocca palla all'ingresso dell'area di rigore, prova a far viaggiare a destra, Piazza, un controllo sbagliato da parte del numero 20 che si era presentato praticamente solitario rispetto alla porta difesa da Lloris e si era lasciato prendere alle spalle Tolisso che non fa il difensore, però... e quindi è chiaro che soffre moltissimo da quella parte. Ecco, però capito quella non aveva lavorato bene, è uscito Strinić nel frattempo. Posso così una mia considerazione tecnica, non l'ho capita l'inserimento da parte di Tolisso, che gli stai facendo fare praticamente l'esterno sinistro difensivo, il terzino sinistro. È chiaro che vedi qua ha sbagliato lo stop Piazza, ma poteva essere un'altra opportunità da gol per la Croazia, perché è chiaro che un giocatore come Tolisso non può essere attento in fase difensiva come lo era Matuidi, per cui francamente forse era stanco in Matuidi, diciamo. Sì. Vedremo se questa è stata, ascolteremo da Didier Deschamps se questa è stata proprio la causa del cambio. Nel frattempo c'è un calcio di punizione in favore della Croazia dall'estremo settore di sinistra, perché secondo i direttori di gara Pogba è andato a commettere fallo sull'avversario. Mbappé sta facendo il centravanti, più a sinistra gioca Fekir, dalla parte opposta invece Griezmann era stato battuto a sorpresa. Questo calcio di punizione secondo l'arbitro però in maniera impropria, si dispera Rakitic che applaude ironicamente adesso al direttore di gara, il signor Pintana della Federazione Argentina, ed era volato proprio sulla corsia esterna sinistra Perisic ed era in grado dall'interno dell'area di rigore di andare a mettere perlomeno un pallone insidioso in mezzo, ma evidentemente l'arbitro non aveva dato il nulla osta alla ripresa del gioco. Calcio di punizione in favore della Croazia dall'estremo settore di destra, anzi di sinistra, con l'interno del piede destro Rakitic, l'altro rettore in rientrare verso Lloris che interviene e blocca il pallone all'interno dell'area piccola. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto ormai il 39esimo nel corso del secondo tempo, c'è a terra un giocatore francese, si tratta di Paul Pogba. Allora Lloris mette il pallone fuori dal campo per agevolare, come dire, i soccorsi al centrocampista della Manchester United, che è entrato nuovamente in rotta di collisione nella sua affollatissima area di rigore con un avversario, evidentemente con Mario Manzio, che ci ha fatto sa che il pallone è finito fuori, fatto sa che ora i croati lo restituiranno molto sportivamente i francesi, e siamo, ripetiamo, giunti al 39esimo nel corso della ripresa. La Francia in vantaggio sulla Croazia per 4-2, un mondiale, un'edizione del mondiale, una finale che sembra effettivamente decisa. Lasciano la palla per la rimessa laterale dei francesi dal fronte difensivo destro, i croati, e Pavard che si avvicina con tutta la calma del caso ora alla conquista del pallone, e quindi per la rimessa laterale cerca Pogba, il quale colpisce di testa all'indirizzo di Fekir, il quale prova a sua volta a gestirlo nello stretto, lo lancia in avanti lì dove non ci sono però compagni di squadra, in ritardo Griezmann, arriva Vida, tocca all'indietro il pallone nuovamente per il difensore Brozovic, centralmente c'è adesso Loren che allarga sulla settore di destra, la sgroppata l'ennesima di Versalico sull'auto di competenza, il pallone retrocesso nuovamente verso il cerchio centrale del campo mentre i secondi scorrono, mentre siamo giunti al 40esimo e la Francia in vantaggio per 4-2, c'è sulla settore di sinistra Perisic, fa viaggiare Brozovic, parte traversone in mezzo pericoloso, salta di testa Varane, allontana sempre di testa Zonzi, non riesce a raggiungere il pallone, anzi si trattava di Mbappé, praticamente catapultata in avanti la Croazia mentre la Francia attende lì all'interno della sua metà campo e di fronte alla sua area di rigore Piazza, gran numero, e poi l'invito in profondità che è Versalico, che evidentemente preoccupato del fatto di finire in posizione di fuorigioco era rientrato all'indietro rispetto alla linea difensiva francese, fatto sta che è rimasto sui blocchi l'ex esterno, l'ex terzino del Sassuolo, ora attualmente all'Atletico di Madrid del Cielo Simeone, il pallone è finito fuori, tutto tempo di fatto regalato, Fulvio Collovati, alla Francia di Didier Deschamps. Ma direi di sì, vedi, guarda lo sguardo di Griezmann che guarda
l'orologio che scorre. Guardate il Samp, guarda l'orologio. Guarda l'orologio che quando scorre. Quando finisce? Quando finisce questa stagione interminabile. Griezmann, che peraltro ha vinto l'Europa League, non dimentichiamocelo. Ora va a catturare questo pallone sradicandolo dai piedi di un avversario che era Brozovic. Fekir in posizione di la destra, dribbling vincente con il tocco di esterno sinistro, termina a terra sul recupero di un avversario evidentemente non regolare. L'arbitro che ferma l'azione, si trattava di Rakitic, e il calcio di punizione in favore della Francia all'interno della metà campo avversario. Rakitic molto nervoso, molto arrabbiato, molto contrariato. Non è stata una grande stagione per lui, d'accordo, il Barcellona ha vinto la Liga, ma è altrettanto vero che è andato male in Coppa dei Campioni quella serata allo Stadio Olimpico di Roma contro la Roma scatenata, che ha inflitto 3 reti all'armata blaugrana. Intanto c'è il calcio di punizione in favore della Francia, battuto da Pogba. Fekir che viene sovrastato e di testa, ancora lui però in possesso del pallone al vertice dell'area, prova una conclusione piuttosto insidiosa. Dopo un rimbalzo Subasic va a farla sua all'interno dell'area piccola e la Croazia può ripartire con la forza della disperazione. Siamo al 42esimo, la Francia che conduce per 4-2, 3 minuti al termine della partita, qualche cosina di più salvo ovviamente il recupero. Ci vorrebbe un miracolo a questo punto per la Croazia, ci vorrebbe magari un gol per riaprire questa partita, perché immaginiamo che il recupero e a questo punto i secondi finali sarebbero al Cardiopalma nella finale della Coppa del Mondo edizione 2018 che si è svolta in Russia, che sta ultimando il suo atto conclusivo in Russia. C'è adesso sul settore di sinistra Perisic, va al traversone pericoloso, non tanto ora per Lloris, sì, che come dire, scottato dall'esperienza precedente, bada al sodo e blocca tutti i palloni che gli capitano a tiro nella sua zona di intervento. Francesco, si pone il problema della consegna del pallone d'oro, tu chi lo daresti? A Modric, sì, oppure a Mbappé, perché ha fatto anche segnato quest'oggi, per cui io ho qualche dato Europa che... League mondiale? Lo so, hai perfettamente ragione. E tieni presente che lo so, però io ho dei dubbi perché per Modric così... Coppa dei Campioni e finale di Coppa del Mondo, Mbappé Coppa del Mondo e titolo col Paris Saint-Germain, e Griezmann Europa League e Coppa del Mondo. È una decisione abbastanza difficile, potrebbe essere un pallone d'oro anche alla carriera, perché non dimentichiamoci che Modric ha 33 anni. Io penso che Mbappé ha ancora l'opportunità di vincerlo. Comunque Modric, la penso come te, sì, esatto. Intanto attenzione però, che continua a spingere ora la Croazia, terzino sinistro si improvvisa Vida, poi la tocca lì dietro per Kramaric, Brozovic parte il destro, pallone sul fondo, pallone colpito di collo esterno destro, non da Rakitic, ancora una volta che è finito sul fondo. Ci ha provato in tutti i modi, dobbiamo dire, il centrocampista della Barcellona di insidiare la porta avversaria, in qualche modo a diventare un fattore nel corso di questa sfida, di questa partita, di questa finale che ormai volge al termine, perché siamo al 43esimo e 30 secondi nel corso del secondo tempo, perché la Francia conduce per 4-2 sulla Croazia, perché i tricolori transalpini cominciano a sventolare nel cielo di Mosca, perché Monsieur Macron è lì in piedi all'interno della sua tribuna d'onore assieme a Vladimir Putin, al presidente Infantino, lì a trepidare per la sua squadra, per la sua nazionale. Attenzione, Zonzi sulla corsia di destra, Fekir ferma palla, punta agli avversari, ne salta uno, forse anche il secondo, no? E che riesce in qualche modo a neutralizzarne il tentativo di combere all'interno di 16 metri croati. Croazia che con la forza indomita della disperazione ma anche dell'orgoglio spinge in avanti, il colpo di testa di Hernandez a chiudere lo spazio sulla corsia di destra a Mirko Piazza, alle sue spalle c'è Versalico che spinge l'ennesimo pallone in avanti, lo scambia con i compagni del pacchetto arretrato, poi spinge in profondità Brozovic, prova a farsi vedere Modric, recupera palla Pogba, viene fermato irregolarmente, sì, c'è calcio di punizione in favore della Francia a ridosso del cerchio centrale del terreno di gioco. 44 minuti e 30 secondi sul cronometro nella ripresa, la Francia sta per laurearsi per la seconda volta nella sua storia campione del mondo, la vittoria nel 98 a spese del Brasile per 3-0, poi la sconfitta ai calci di rigore con l'Italia di Marcello Lippi a Berlino nel 2006 nella notte di Berlino, ed ora questa finale dopo la finale della Coppa d'Europa per Nazioni di 2 anni fa persa in casa con il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I tifosi francesi che adesso si alzano tutti in piedi
e sventolano i loro vestiti, i tifosi croati che applaudono alla loro nazionale. 5 minuti di recupero da qui al termine della finale di Coppa del Mondo, la Francia che è ancora in possesso del pallone. Tolisso, Zonzi, Griezmann, è partito Mbappé, servito nuovamente Tolisso sull'asse sinistro del settore di gioco, viene messo giù irregolarmente da parte di Versalico, l'arbitro che resta il gioco comanda il calcio di punizione in favore della Francia. Versalico che si batte il petto come a dire è andato lui, è venuto lui addosso a me, non c'era calcio di punizione. Didier Deschamps che ne approfitta per dare nuove ulteriori indicazioni ad Antoine Griezmann, che capisce che comunque sta per finire tutto, è troppo vicino Mandzukic, ma l'arbitro l'aveva fischiato e più che altro era andato Griezmann a non chiedere la distanza al direttore di gara, così che si riprenderà semplicemente con una rimessa laterale. 46 minuti sul cronometro, la Francia che conduce 4-2 sulla Croazia, sta per chiudersi l'edizione 2018 del campionato del mondo qui in Russia, sta per vincere la Francia, sta per alzare la coppa del cielo di Mosca, ma continua a spingere però la Croazia, la Francia che è in vantaggio per 4-2, la Croazia che non ci sta e vuole comunque lasciare un ricordo che rimarrà tale, indelebile, negli occhi dei suoi tifosi e di tutti gli appassionati. Ruba palla Mbappé, è partito a destra Pogba, Pogba in area di rigore, Pogba, 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 ancora lui, tentativo di dribbling, il pallone che rimane però tra i piedi del centrocampista del Manchester United, che si arrabbia poi con Mbappé che non si era liberato, che non gli aveva dettato il passaggio nel cuore dei 16 metri avversari. Qui ha ragione Pogba, mentre Modric, ancora un altro slalom, fermato da Tolisso, se ne va Griezmann, Griezmann salta in velocità, un altro avversario, si tratta di Brozovic, arriva poi a falciarlo Versalico e adesso ovviamente questo è un fallo di frustrazione, qui c'è tutta la frustrazione per aver perso una finale di Coppa del Mondo. I due peraltro sono compagni di squadra nell'Atletico di Madrid del Cholo Simeone, cartellino giallo per Versalico in una finale, peraltro Fulvio Collovati, assolutamente corretta. No, corretta, assolutamente corretta, questo è un fallo evidente di frustrazione, giustamente sì. Dicevi tu, perché insomma è chiaro che quando ormai mancano 3 minuti, quando ti senti così strappare la coppa di mano, praticamente è chiaro che sei poco lucido anche per via della stanchezza, è un fallo assolutamente che va punito con la munizione come sì. Ha fatto l'arbitro, attenzione, però insomma, frustrazione, questo è evidente. Punito con l'ammonizione, il calcio di punizione, appunto il calcio da fermi fuori della Francia e dalla zona sinistra del terreno di gioco, va Mbappé in mezzo, Pogba è solo, destro mancato, forse un altro tocco con il braccio e di Vida ha mancato e si è divorato il gol del 5-2. Paul Pogba sul lancio furbo e molto malizioso di Mbappé, che l'aveva pescato solitario nell'area di rigore avversaria a pochi metri dalla porta di Subasic, pallone scaraventato in avanti ad opera dei croati che insistono ancora a portare la traiettoria in profondità. Rakitic su di lui, Zonzi che non gli concede spazio, siamo al 48esimo minuto, 2 giri di lancetta al termine della partita, Griezmann prova ad involarsi sul lato di destra, Vida ancora a fermarlo con il tackle scivolato, i secondi che passano, la Croazia che attacca sul settore di sinistra, ancora con il tentativo di Perisic che viene fermato da Pavar, prova quest'ultimo a mantenere il pallone all'interno del campo, ci riesce ma di fatto lo consegna agli avversari. 48 minuti e 20 secondi di gioco, 1:40 al termine della partita, al termine della finale della Coppa del Mondo, la Francia conduce sulla Croazia per 4-2, l'arbitro che resta l'azione, ci sarà un calcio di punizione insidioso in favore della Croazia, quasi, anzi non quasi, vicino all'area di rigore, battuto da Modric, il lancio per Perisic che prova a saltare in questa occasione, ancora una volta Pogba che gli si fa incontro, lo ferma, praticamente accompagna la sfera oltre il perimetro di gioco. 48 minuti e 50 secondi, cominciano ad abbracciarsi i giocatori francesi anche in panchina, cominciano ad abbracciarsi i tifosi della nazionale di Didier Deschamps perché vedono la loro nazionale, la loro squadra, Le Bleu, ormai un passo dal trionfo finale, dal trionfo della Coppa del Mondo, dal secondo trionfo di questa nazionale che negli ultimi anni ha fatto veramente passi da gigante. La rincorsa del portiere Lloris che rinvia lungo il pallone, 49 minuti e 30 secondi sul cronometro, sta per finire l'edizione 2018 della Coppa del Mondo, sta per laurearsi campione del mondo per la seconda volta nella sua storia la Francia, questa volta allenata da Didier Deschamps dopo quella di Domenech, insomma è un grande momento per la nazionale transalpina, per la nazione transalpina, con il presidente Macron in tribuna d'onore che ormai non sta più nella pelle, si alza per osservare, per scrutare questi ultimi secondi del confronto fra la sua nazionale e la Croazia che continua ad attaccare con il cross di Perisic, secondo palo Lloris,
ferma tutto, bloccando il pallone in presa alta. Attenzione, siamo al 49esimo e 52 secondi, il pallone è nelle mani del portiere francese che lo rinvia o che lo sta per rinviare nella metà campo avversaria, prende tutto il tempo a disposizione, sono le 19:53 minuti del 15 luglio 2018, la Francia è campione del mondo, la partita è finita, la linea alla pubblicità. Ed allora nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con Mosca, con lo stadio Luzhniki. La Francia si è da pochi secondi laureata campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Il pianto di Vida con i suoi compagni di squadra che vanno comunque a dirgli: è stato un grandissimo mondiale, e la Croazia ha disputato un grandissimo mondiale, e la Francia lo ha meritatamente vinto. Immagino che sugli Champs-Élysées, ora tra le vie del centro di Parigi, tra le banlieue, nel cuore della capitale francese, stia esplodendo la gioia per una nazionale che ha dato spettacolo proprio nella fase finale della partita. Nel secondo tempo ha fatto valere la sua prepotenza fisica a dispetto di una nazionale, quella croata, sì ricca di talento, ma evidentemente troppo stanca per giungere alla fine di questo confronto. Insomma, Fulvio Collovati, che finale è stata, possiamo dire, emozionante? È stata una finale, direi, emozionantissima, una finale intensa, giocata bene a livello tattico, a livello psicologico da ambedue le squadre. Onore allo sconfitta, alla Croazia, secondo me, che ha giocato una grande partita. Gli episodi hanno detto Francia, anche la Francia, soprattutto nel secondo tempo, ha legittimato il risultato, hai ragione te, è salito in cattedra da Pogba, è salito in cattedra da Klinsmann, lo stesso Mbappé che ha fatto un gol bellissimo da 25 metri, per cui il mondiale è meritato da parte della Francia, che ha quasi sempre vinto. Però ti devo dire che, insomma, onore agli sconfitti, a questa Croazia che ha dimostrato di essere una squadra molto solida, che ha lottato fino alla fine, che ha dimostrato che nel calcio conta il talento, conta, ma bisogna giocare con questo spirito, e con questo spirito sono arrivati in finale. L'abbraccio di Emmanuel Macron alla fine della partita alla signora Kolinda Grabar-Kitarović, la presidente della Croazia, grande festa in campo, ovviamente grandi abbracci per tutti, la gioia incontenibile dei ragazzi delle banlieue, di Paul Pogba, di Mbappé, con la signora Macron che danza in tribuna d'onore, mentre Emmanuel e Macron va ancora ad abbracciare la presidente della Croazia, con Vladimir Putin che assiste a tutto, con Didier Deschamps che va a congratularsi con i suoi giocatori, pur con nella sua compostezza, con il direttore, Francesco, di gara, fammelo, esatto, dire, pur nella pur sua, nella compostezza, perché abbiamo, esatto, visto, è un gran signore, abbiamo visto fino a un minuto, due minuti dal termine della partita, era seduto in panchina, poi è chiaro che non puoi non gioire per un risultato così, probabilmente anche inaspettato, ma non così strepitoso. Lui l'ha vinta da giocatore, no? Se non sbaglio, l'ha vinta da giocatore. Eh sì, l'ha vinta da giocatore nel 98. Lui si aggiunge a Mario Zagallo. Bravo. A Mario Zagallo e a Franz Beckenbauer. Erano i due allenatori, i due commissari tecnici che hanno vinto appunto la Coppa del Mondo da commissari tecnici e da calciatori. Si aggiunge a questo binomio sicuramente di grande richiamo, di grande impatto, anche Didier Deschamps. Non c'è cosa la più sua bella. Francia che per la seconda volta. Non c'è cosa più bella, poi bisogna tenere presente bella una cosa che i nostri radioascoltatori sapranno perché sono informatissimi: la Francia ha un'età media di 25 anni, perché questa è una generazione che non finisce qui con questa conquista della Coppa del Mondo, ma può continuare. Un nome su tutti, Mbappé, che probabilmente vincerà il pallone d'oro perché non so quante edizioni, deve ancora compiere 20 anni a dicembre del, del 2018 praticamente. Torniamo a Roma, torniamo per uno spot pubblicitario con le lacrime di Griezmann, eletto man of the match, uomo della partita. Ci sentiamo tra pochissimo qui da Mosca per i festeggiamenti alla Francia, due volte campione del mondo. Russia 2018, tutto il mondiale minuto per minuto. Bene, torniamo in diretta, Francia dunque campione del mondo, sono le ore 19 in punto e io vi comunico che il GR1 delle 19 slitterà dopo la premiazione, appena avremo l'alzata della Coppa, la Coppa del Mondo nelle mani della Francia, daremo la linea all'informazione al GR1 delle 19. Io intanto saluto qui con me in studio Sergio Brio, ciao Sergio, buonasera. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. C'è sempre collegato con noi Fulvio Collovati. Ciao Sergio. Due grandi difensori a confronto, ma io vorrei tornare
mare ancora a Mosca, perché abbiamo visto scene bellissime anche da parte della squadra della nazionale croata, e vorrei che Repice la raccontasse. Sì, Francesco. Continuano le scene meravigliose alle quali stiamo assistendo, perché la squadra croata è sotto lo spicchio di stadio occupato dai tifosi giunti appunto da quel meraviglioso paese ai confini con il nostro. Si sono riuniti a capannello con tutti i magazzinieri, con tutti gli addetti, con l'allenatore, con i titolari, con le riserve, hanno gridato qualcosa, sono comunque riusciti a portare a termine un mondiale meraviglioso. Hanno perso la finale contro una nazionale fortissima che dalla parte opposta sta facendo festa, una festa incontenibile, una gioia veramente che in questi momenti non ha eguali nella storia, nella vita di un calciatore, perché metti addosso la maglia della tua nazione e perché con quella maglia vinci il trofeo più atteso, il trofeo più desiderato. È stata una finale incredibile per la successione delle reti, l'avvantaggio francese con l'autorete di Manzo, che c'è il pareggio di Perisic 10 minuti dopo, eravamo nel primo tempo e sempre nel primo tempo al 38esimo, ancora 10 minuti dopo il VAR, per la prima volta nella storia del mondiale ad assegnare in una finale un calcio di rigore realizzato dal Petit Diable, da Antoine Griezmann. E poi nel secondo tempo, quando la Croazia premeva, il contropiede francese con la rete di Pogba, di fino col piattone sinistro alle spalle dell'incolpevole Subasic, col punto esclamativo di Kylian Mbappé, col suo raso terra, con la sua rasoiata imprendibile per l'estremo difensore croato prima della prima del gesto arrogante e presuntuoso di Lloris, che ha dato il via libera all'indomito Mario Mandzukic, così come nelle caratteristiche della sua nazionale, alle spalle del portiere francese il pallone del 2-4 da quel momento in poi semplicemente accademia. La vittoria della Francia, una vittoria meritata per la seconda volta, laureatasi campione del mondo, la nazionale transalpina può finalmente far festa. Ma certo, un grande, incredibile, clamoroso, rumorosissimo ed eclatante applauso anche per la Croazia di Slasko Dalic. Questa è la mia impressione, la rivolgo in qualche modo ai due opinionisti, ai due esperti, ai due ex calciatori, uno dei quali campione del mondo, un altro tantissime volte campione d'Italia e non solo con la Juve, Fulvio Collovati e Sergio Brito. Allora, intanto, prima di sentire il loro parere, vi segnalo, ce l'ha fatto notare Andrea Boccia, che Kylian Mbappé, con 19 anni e 207 giorni, è il secondo più giovane giocatore a segnare in una finale di Coppa del Mondo. Il primo è stato tale Pelé. Esatto, aveva 17 anni e 249 giorni. E fece una doppietta a Stoccolma contro la Svezia, padrona di casa, di Nils Lidholm, del Grino Lee, del famoso trio. Ma insomma, quello era. Allora, lì parliamo di un altro pianeta proprio. Un altro pianeta, poi ci sono stati gli umani. Sentiamo Sergio Brio, il suo parere su questa finale, su questa vittoria francese. Meritata, perché ha fatto un mondiale con grande continuità, ha eliminato squadre come l'Argentina, Uruguay, Belgio, e in finale ha trovato la Croazia, quindi una nazionale secondo me ben messa in campo, drammatica, e ovviamente ha pensato anche alla fase difensiva, perché ha lasciato pochissimo spazio agli avversari giocando di concretezza, e poi ha davanti quel giocatore lì, Mbappé, anche Pogba, Griezmann, hanno fatto un campionato veramente incredibile. Io credo che sia meritato, anche se il primo tempo mi è piaciuto moltissimo la Croazia, il suo cuore, come ha giocato in campo, e poi ovviamente alla fine del primo tempo il rigore il rigore contro la Croazia ha tagliato un po' le gambe alla Croazia, e quindi il secondo tempo poi si è sentita la stanchezza dei quei 90 minuti in più e quel giorno in meno di riposo. Allora, Fulvio sono andati a prendere, chiedo scusa a Filippo Corsini, chiedo ancora scusa, i giocatori francesi sono andati a prendere le bandiere di Francia nella curva alla loro sinistra, e i primi ad arrivarci sono stati i ragazzi delle Ballie, ancora una volta loro, quei ragazzi di origine africana dei quali aveva parlato in conferenza stampa di Vigilia proprio ieri pomeriggio in questo stesso stadio, nella pancia di questo stadio di Didier Deschamps, orgogliosi di essere francesi, orgogliosi delle loro origini africane. Sono stati loro i primi ad andare a raccogliere il tricolore blu, bianco e rosso dai loro tifosi, ed ora a sventolarlo per tutto il campo in segno di giubilo. Anche questa è, diciamo così, una nota di questo mondiale, di questa finale, caratterizzata anche dall'invasione di campo delle Blues Brothers, meglio tra i quattro
4 che sono entrati in campo, abbiamo capito qualche minuto più tardi che due erano ragazze. Magari dallo studio potete darci ulteriori conferme su questa cosa. Lo hai capito prima tu, noi l'abbiamo visto da lontano, dunque sì, poi alla fine abbiamo visto erano ragazze. Allora Fulvio Collovati, sì, ti scrive Alessandra da Napoli dicendo: giustissima l'osservazione di Collovati, i francesi saranno di fatto i favoriti per la vittoria anche dell'Europeo 2020. Fulvio. Può essere così, perché è una squadra che ha un'età media di quasi 25 anni, giovanissima, poi insomma avete sottolineato voi questo talento che sarà probabilmente il pallone d'oro dei prossimi anni, questo Mbappé. Però io vorrei dire anche una cosa, Filippo, se me la consenti, io ho visto a proposito del, durante la pausa pubblicitaria, Dalic, l'allenatore della Croazia, che ha radunato in mezzo al campo in cerchio i propri giocatori, per evidentemente per stimolarli, per non per infrancarli, per non insomma perdere una finale campionato del mondo non è una cosa, raggiungerla non è una cosa comune, perderla è altrettanto fastidioso e doloroso dal punto di vista psicologico. Ebbene, questo Dalic li ha radunati in mezzo al campo, li ha stimolati a proseguire, insomma io penso che con questo spirito la Croazia, che è stata molto combattiva, sarà protagonista anche i prossimi anni. E allora intanto poi Ripic ci interromperà quando arriverà la Coppa, cioè questa dichiarazione sull'account Facebook di Pussy Rio, che è il gruppo che ha rivendicato l'invasione di campo da parte di quattro persone durante il secondo tempo. Sono loro. Sì, della partita. Si è trattato di un'azione di protesta contro le persecuzioni politiche in Russia. Tra le richieste avanzate dalle posterio ci sono la liberazione di tutti i prigionieri politici, fermare gli arresti illegali durante le manifestazioni, permettere la competizione politica nel paese e fermare la costruzione di casi penali. Dunque, era una protesta. Filippo Corsini, le Pussy Riot, erano quelle che erano state, arrestate, sono rimaste. Sì, vabbè, ma a parte questo, erano state anni fa, un paio d'anni fa o tre anni fa, rinchiuse proprio da Putin, dal governo russo, per alcune loro manifestazioni, diciamo così, abbastanza variopinte, abbastanza eclatanti, anche di fronte a simboli religiosi russi, davanti a chiese russe, ed erano state rinchiuse. Evidentemente sono tornate a protestare in questa maniera eclatante, e quale maggior vetrina di una Coppa del Mondo, di una finale della Coppa del Mondo che è vista in tutto il pianeta, per poter dare e mettere in scena la loro protesta, seppur pacifica ma comunque eclatante. E adesso ritorna tutto chiaro, perché io avevo capito si trattasse di ragazze, ma dalla mia distanza sinceramente non riuscivo a capire se quante erano, e se erano tutte donne oppure due ragazze e due ragazzi. Poi ho capito che erano tutte e quattro delle ragazze, e tu mi confermi con questa notizia che arriva tempestivamente da Roma e che ci hai riferito dalle agenzie, che si trattava delle Pussy Riot, che sono famose in Russia proprio per quello che è accaduto negli anni passati e per la loro avversità, per la loro contrarietà al governo di Vladimir Putin. A te. Allora, tu ci, insomma, che cosa sta succedendo? Sta arrivando la Coppa, quando la consegneranno? Allora, sì. Adesso per tornare invece al campo, vi dico che la Croazia è a sinistra della nostra postazione e che la Francia sta concedendo le corridoio d'onore, diremmo così, il corridoio d'onore, e quindi la standing ovation ai loro avversari, gli sconfitti, e che passano attraverso due ali di giocatori francesi che si congratuleranno con loro. Questa è la decisione della FIFA, che deve esserci evidentemente ad ogni finale di una competizione di livello internazionale. La Coppa del Mondo è, diciamo così, la massima espressione di queste competizioni. C'è il corridoio d'onore, dove i croati scorreranno e andranno a camminare contornati, affiancati dai loro avversari francesi che hanno vinto la Coppa del Mondo e che tributeranno appunto il loro applauso, i loro complimenti alla nazionale di Zlatko Dalic. Tutto all'insegna del fair play, della grande sportività. Questo è veramente un momento esaltante, gentili ascoltatori. Questa è una cosa che non avevamo mai visto e che per la prima volta vi raccontiamo. E quante prime volte ci sono state nel corso di questa radiocronaca? Il primo rigore concesso dal VAR in una finale mondiale, la prima invasione di campo, io credo, in una finale mondiale, seppur pacifica. E ora è questa resa delle armi e questa concessione dell'onore delle armi della nazionale francese ai giocatori croati. Il corridoio che è stato costituito lì in mezzo al campo, e ci sembra proprio questo, insomma, lo spirito, ci sembra proprio questa la coreografia che sta per essere messa in scena, per
perché ci sono i giocatori croati, fate conto, gentile ascoltatore, ridosso del cerchio centrale del terreno di gioco. Di fronte a loro, a pochi metri, una parte dei giocatori e della panchina e degli addetti, comunque agli uomini dell'equipe de France, dello staff francese, così come dalla parte opposta, un corridoio attraverso il quale passeranno i croati per andare a ricevere la medaglia d'argento sul podio che è stato sistemato nel cuore del terreno di gioco, al centro del terreno di gioco, prima della premiazione che vedrà il capitano della nazionale di Didier Deschamps alzare al cielo di Mosca la Coppa del Mondo, la seconda Coppa del Mondo. Abbiamo visto un tifoso francese in tribuna sugli spalti agitare la prima pagina dell'equipe di quel 1998, l'immortalité era il titolo dell'equipe, con Zinedine Zidane e Lilian Thuram inginocchiati al cospetto e della Coppa del Mondo, appunto di quell'edizione della finale vinta contro il Brasile per 3-0. Vida ora e Yedvai, difensore che è stato anche nel nostro campionato, anche se ha giocato pochissimo, è stato e nella Roma acquistato dall'allora direttore sportivo Sabadini, che va in qualche modo a consolare il centrale difensivo del Beşiktaş. Vida, uno dei più, diciamo così, degli uomini più importanti all'interno dello spogliatoio croato, per la grande grinta che mette nelle sue partite, per la grande partecipazione, per il grande attaccamento alla sua maglia, alla sua nazionale. Ancora questo corridoio d'onore, questo onore delle armi non si è concretizzato, ma quel corridoio è ancora lì, dei giocatori francesi che aspettano gli avversari, evidentemente aspettano il protocollo di questa finale, così per come è stato organizzato dalla FIFA e in particolare dal presidente Infantino, che crediamo abbia fortemente voluto questo tipo di atteggiamento alla fine della contesa, alla fine della sfida, alla fine, come si diceva una volta, delle ostilità, nel momento in cui, cioè, tutto terminato, riconosciuti i vinti, riconosciuti i vincitori, si tratta semplicemente di dare atto a chi ha dato tutto sul campo, a chi ha dato tutto se stesso in fondo, sebbene si dica in maniera forse anche un po' retorica e scontata, in queste occasioni chi ha speso veramente tutto nel tentativo di centrare un obiettivo merita l'onore delle armi, ed è questo il senso stesso dello sport. È ovvio che in questo momento a Parigi, sulle Champs-Élysées, nelle Balie, stanno facendo una grandissima poi festa, sentiremo anche il nostro corrispondente, sentiremo anche esatto. I nostri inviati in Croazia, ma io intanto volevo tornare da Brio e Collovati, c'è Roberto che li saluta, Roberto D'Aversa, che dice: ha vinto la Francia però senza grandi meriti, autorete e VAR, la Croazia ha dominato a lungo la gara sfiorando la vittoria, la Francia ha vinto un campionato del mondo molto mediocre con grandi papere di portieri e di difensori. Che cosa ne pensate, Brio? Beh, secondo me, come dicevo prima, ha trovato qualche difficoltà la Francia, specialmente nel primo tempo, contro una Croazia ben messa in campo con grande fantasia, creatività. Questi sono giocatori che hanno veramente doti tecniche incredibili, e poi con un centrocampo come Modric, Rebic, Perisic, Brozovic, Rakitic, veramente giocatori di alto livello. Poi la Francia, con la sua esperienza, ha giocato nel secondo tempo meglio, una Francia molto compassata, ripeto, una Francia che ha meritato di vincere questo mondiale, perché su 7 partite ha pareggiato soltanto con la Danimarca, ne ha vinte 6, quindi risultati molto importanti. Ma un mondiale mediocre o no? Mediocre te? Perché si è pensato più alla fase difensiva, sulle palle native. Non abbiamo visto un grandissimo gioco, solamente le ultime 4 che sono arrivate in semifinale hanno dato qualcosa in più degli altri. Fulvio, cosa ne pensi? Ma io do ragione a Sergio, solo poche partite mi hanno esaltato, per cui adesso non è che dobbiamo dire che il mondiale è stato scaduto perché non c'è l'Italia, non c'è stata l'Italia, no, in realtà è stata un po' l'esaltazione della fase difensiva, l'esaltazione dei difensori, che spesso si sono esaltati non solo in fase difensiva ma anche in quella offensiva, nel senso che hanno fatto gol. Io in radio cronaca ho detto: il collettivo conta più del talento individuale. Questo è un po' il motto di Deschamps, che ha giocato in Italia e secondo me un po' ha imparato molto da noi italiani, perché la sua Francia era molto pragmatica, non dava tantissimo spettacolo, come è stato oggi. Praticamente ha subito tutto il primo tempo, poi nel secondo tempo è chiaro che è venuta fuori la stanchezza della Croazia e tutto, l'esperienza, l'abitudine a vincere probabilmente dei francesi rispetto ai croati,
Però poi dopo con gli spazi, con i contropiedi di Mbappé, così è chiaro che la Francia ha avuto, e secondo me ha avuto campo libero, e secondo me alla fine ha meritato di vincere. Allora, Collovati e Repice già si sono espressi sul pallone d'oro, sentiamo Sergio Brio, a chi andrà Mbappé? Mbappé è veramente un giocatore eccezionale, c'è un futuro davanti roseo, è un giocatore ma che... Ma diamoglielo a Modric, Sergio, dai. Sì, io lo darei, è vero, Fulvio, lo darei a Modric, ma il futuro è di Mbappé, perché tu sai perfettamente, giovanissimo, ha un futuro davanti incredibile, deve ancora migliorare, ha una velocità incredibile, mi è piaciuto per anche il suo senso anche di interpretare la partita e mettersi anche a disposizione dei compagni, e quando poi è in difficoltà che non ha soluzioni per andare da solo e cercare la soluzione personale, quindi direi che Mbappé merita il pallone d'oro, ma come diceva Fulvio io lo darei per meriti sportivi e per quello che ha fatto in questi anni a Modric. Ancora Francesco da Trapani su quello che si diceva a proposito del torneo, tutto molto bello e divertente, dice, ma in campo non si evinceva che si giocasse una finale di un mondiale, ma piuttosto una finale di un torneo estivo. Questo mi sembra forse un po' esagerato, insomma le finali che disputano le grandi nazionali sono ben altra cosa. Io se posso dire mancava cosa. Il Brasile, mancava la Germania, mancava la Spagna, l'Argentina. Filippo, se posso dire una cosa, rispetto vedendo le immagini qui, non in diretta, vedendo le immagini da Milano, io la cosa che posso dire rispetto a 36 anni fa di differenza, che vedo che sono tutti a farsi i selfie, perché cosa che non c'erano i telefonini. Pensano all'82 quanti selfie. No, c'erano tutti i giocatori francesi che si fanno i selfie. È chiaro che c'è anche un pizzico di modernità, giustamente, in questa vittoria da parte della Francia, e molta delusione da parte dei croati, che magari i selfie non se li vogliono fare perché è talmente Possiamo dire, Fulvio, che anche qui un italiano ha fatto scuola? È quello che ho detto prima, di De Chan. È bravo. No, sì. Un italiano ha fatto scuola nei selfie, nei selfie, per l'esultanza con i selfie. Anche in questo caso un italiano ha fatto scuola, perché quella esultanza l'ha inaugurata Francesco Totti in un derby, se non ricordo male. E adesso viene copiato un po' da tutti. È vero, hai ragione. Allora, ma siamo un po' in ritardo sul cerimoniale o sbaglio, Repice? Ma a questo punto siamo in ritardo sul cerimoniale. Ci aveva già consegnato la coppa, che cosa aspettano a consegnargliela? Sinceramente non lo so, io. È chiaro che adesso stanno facendo vedere tutte le azioni sui tabelloni luminosi dello Sneaky Stadium, tutte le azioni che hanno determinato e deciso questa partita, una partita che è stata molto emozionante, sono successe tantissime cose, le abbiamo ricordate in rapida successione, dai gol del 6 in una finale, non succedeva e credo da parecchio tempo, e poi non solo l'invasione di campo e poi il rigore concesso con il VAR e poi questa gioia irrefrenabile dei tifosi, a proposito dei quali mi sia consentito dire, l'organizzazione di questo mondiale è stata assolutamente perfetta. Io non ho mai visto un mondiale così ben organizzato, non ne ho seguiti pochi nel corso della mia carriera, ho cominciato nel 1998, sono arrivato adesso nel 2018 e sinceramente mai avevo visto un'organizzazione simile. Organizzazione perfetta per i tifosi soprattutto, che hanno potuto entrare negli stadi senza problemi, per i trasporti che sono stati assolutamente al servizio dei tantissimi spettatori che hanno assistito e hanno ammirato questo mondiale. Per l'ordine pubblico non c'è stato praticamente un incidente, qualche fatto assolutamente sporadico, ma che è passato sotto il silenzio per la sua, diciamo così, poca importanza. E poi io credo questo mondiale abbia detto a tutti, abbia raccontato a tutti come i calciatori all'interno di un terreno di gioco, alla fine di ogni contesa, abbiano voluto apprezzarsi reciprocamente facendosi complimenti, non ci sono state polemiche, non ci sono state sguaiatezze di tipo così, di proteste abbastanza strane nei post partita, e il presidente Putin, che si sta avvicinando addirittura anche lui, così come Macron adesso è nel tunnel che delimita l'ingresso al terreno di gioco, e saranno loro, sarà lui a consegnare la Coppa del Mondo probabilmente, vedremo, se non il presidente Infantino, vedremo. Fanno capolino, e quindi proprio per questo si stava aspettando, perché insomma se ci sono Putin e Macron che devono scendere in campo evidentemente si ferma tutto, no? Magari anche quel cerimoniale appunto della resa dell'onore delle armi ai giocatori croati da parte dei campioni del mondo francese viene ritardata, ma il protocollo prevede questo, del Fulvio, resto nell'82 è complicato. Sì, eccoci qua, attenzione. Arriva. Posti voi salire in tribuna, no? Fulvio, assolutamente sì, cioè, le immagini hanno fatto il giro del mondo, salimmo in tribuna, chiaramente non c'erano, come giustamente diceva Francesco, le organizzazioni attuali, però salimmo lì, c'era il principe Re Carlo, c'era Pertini,
e poi dopo la Coppa c'era consegna a Pertini, per cui di conseguenza c'era molto poco spazio, qui è un cerimoniale completamente diverso. Allora Fulvio, ecco la Coppa, ti dico vai. Che c'è Philip Lahm che aveva portato la Coppa del sta Mondo portando all'inizio la Coppa, della lo stiamo vigilia vedendo. Del calcio d'inizio. Esatto, la sta portando adesso al centro del campo perché il titolare fino a questo momento, fino al 95esimo di questa partita, di quella Coppa del Mondo, era la Germania. Era la Germania capitanata allora proprio da Philip Lahm e ora l'ha messa proprio sul piccolo palco lì dove verrà e sollevata dai giocatori francesi. Ora Philip Lahm va in qualche modo a stringere la mano ai neocampioni del mondo, a coloro i quali sono venuti proprio e dopo la Germania. Prima però ci sarà la premiazione della Croazia, prima ci sarà la premiazione dei giocatori croati, vedremo se quel corridoio si ricomporrà, mi sembra effettivamente di sì, seppur un po' faticosamente. E infatti vediamo gli applausi della folla croata, dei tifosi croati, con la presidentessa croata di cui prima, di cui vi dicevamo poc'anzi, che entra in campo con il presidente Macron, ancora mano nella mano i due, con grande fratellanza. È un mondo che deve unirsi attraverso lo sport, è un mondo che è rimasto troppo tempo diviso, troppi nazionalismi, troppi egoismi, troppe situazioni che non sono mai state chiare e mai risolte, devono risolversi magari anche con l'aiuto dello sport, anche con l'aiuto di questi momenti che andiamo a vivere insieme con la presidentessa croata, con il presidente della Repubblica Francese, che salgono proprio sul palco sistemato al centro del terreno di gioco e si avvicinano alla Coppa del Mondo. Ci sono soltanto sorrisi, soltanto abbracci adesso, ed eccolo qui la nazionale croata che sta per avvicinarsi a quel podio. Verranno premiati con la medaglia d'argento gli uomini Zlatko Dalic, ed eccoli qui i giocatori francesi che si mettono sostanzialmente a contorno della loro nazionale, mentre prima di tutti però Mbappé, Kylian Mbappé viene premiato come giocatore del mondiale, evidentemente come giocatore del mondiale, come World Cup Russia Young Player Award, cioè il giocatore, come si diceva poc'anzi, da studio più giovane, il secondo giocatore più giovane, comunque il più giovane di questo mondiale, il miglior giocatore giovane di questo mondiale, Kylian Mbappé, che avrà un futuro radioso davanti a sé, sinceramente glielo auguriamo. È stato abbracciato anche da Davor Šuker, il croato che nella semifinale a Francia 98 diede filo da torcere a quella nazionale che si sarebbe aggiudicata il titolo e che in semifinale passò grazie alla doppietta di un difensore, lo ricorderete sicuramente perché nel nostro campionato con le maglie del Parma e della Juve ha scritto pagine di storie indelebili, stiamo parlando di Lilian Thuram. Ora la nazionale croata è Luka Modric che viene premiato come miglior giocatore del mondiale, abbracciato dal presidente della FIFA Infantino, a stento trattiene le lacrime, ringrazia tutti, d'accordo, è il Golden Ball winner, è il vincitore del pallone d'oro del mondiale, è vinto dal numero 10, dal capitano della nazionale croata, il centrocampista del Real Madrid che si è aggiudicato la Coppa dei Campioni con la Casablanca, viene abbracciato dalla sua presidentessa, stringe la mano anche a Davor Šuker che appunto si congratula con lui. Insomma, sono grandissimi giocatori, non a caso abbiamo visto due numeri 10 premiati in questo momento: miglior giocatore del mondiale Luka Modric, miglior giovane del mondiale Kylian Mbappé. Gli applausi della presidentessa croata, che ha la maglia della Croazia addosso, che ha la maglia del suo paese, della sua nazionale addosso, e sono semplicemente sorrisi, ripeto, sono semplicemente battimani. Il Golden Boot winner, invece il vincitore del Golden Boot è Harry Kane, il centravanti della nazionale inglese, il centravanti del Tottenham che è stato compagno di squadra a White Hart Lane, nello stadio che adesso non c'è più, ne è stato costruito uno nuovo per appunto gli Hotspur del Tottenham, del quartiere a nord di Londra. Ma è il momento ancora delle premiazioni, io credo che adesso sarà la terna arbitrale, anzi la quaterna arbitrale, a ricevere l'applauso ed il premio della giuria e quindi del palco della FIFA, dove stazionano, come detto, la presidentessa croata, il presidente francese e anche il presidente della FIFA Macron. E la terna arbitrale che in qualche modo passerà la storia, la quaterna arbitrale che passerà la storia, perché ha concesso il rigore appunto nella finale per la prima volta nella storia di questo sport, nella storia di questo meraviglioso gioco, ha concesso il rigore attraverso il VAR, attraverso la tecnologia, attraverso il video assistance referee, nella cabina chissà dove sistemata, dove padroneggiava il nostro Irrati a rappresentarci appunto in queste che sono le decisioni probabilmente più importanti nel corso di una partita o quelle destinate a far storia. Un applauso lo meritano anche gli arbitri. E quante polemiche
poche, pochissime ci sono state anche a seguito di queste decisioni epocali che di fatto hanno scandito l'andamento di 90 minuti importanti come la finale di una Coppa del Mondo, perché è stato il rigore del vantaggio francese, è stato il rigore del 2-1, mentre su Mosca cominciano a cadere le prime gocce di pioggia, si è annerito il cielo proprio nell'imminenza di questa premiazione che esalterà le doti della Francia campione del mondo, ma anche le doti della seconda classificata di questa Croazia, che è stata una sorpresa per tutti, ma una sorpresa fino a un certo punto, perché evidentemente la nazionale di Zlatko Dalic è riuscita ad esaltare le qualità dei suoi giocatori, la determinazione, la grande voglia, la grande determinazione, come si è detto, e la disposizione al sacrificio, d'accordo, mentre eccolo qui il corridoio dei francesi che accoglie il passaggio degli avversari, solo applausi. Battono il 5 i giocatori croati con i nei campioni del mondo. È la più bella immagine di questo mondiale, gentili ascoltatori. Finalmente anche il calcio va a riconoscere i meriti degli sconfitti, se sconfitti si possono chiamare, e che ora vanno sul palco a ricevere anche da Vladimir Putin, il presidente della Federazione Russa, la medaglia d'argento. Abbracci per tutti, momento molto molto importante, momento molto toccante. Abbiamo vissuto un mese insieme, gentili ascoltatori, vi abbiamo raccontato tante partite qui dalla Russia, così come dagli studi di Roma. È mancato qualcosa, è mancato qualcosa di molto importante per noi, anzi di fondamentale. È mancata la nazionale azzurra, è mancata la nazionale con 4 stelle d'oro sul petto, che non si ripeta mai più. È la preghiera che rivolgiamo a Roberto Mancini, ai nostri calciatori, che non si ripeta mai più che noi si debba raccontare un mondiale senza i nostri colori, senza una delle nazionali più importanti al mondo, più storicamente vincenti di questo sport. È impossibile che questo si verifichi. Ricominciamo da capo, ricominciamo dalla Nation League, ricominciamo dal prossimo settembre, ricominciamo dalla Coppa Europa per Nazioni e delle qualificazioni alla Coppa Europa, sì, ma al prossimo mondiale in Qatar, tra 4 anni, nel mese di novembre e di dicembre. Insomma, aspettiamo la nazionale azzurra, perché questo è molto importante per noi, anche per chi vi racconta le partite ed osserva ora e vi racconta questa premiazione molto suggestiva, che è stata preceduta dal passaggio tra i vincitori degli sconfitti dei giocatori croati, mentre la pioggia si abbatte su Mosca, mentre incurante il presidente Macron va ad abbracciare gli avversari, cioè i nazionali croati, mentre Vladimir Putin, al quale una guardia del corpo ha aperto alle sue spalle un ombrello, continua a premiare tutti, e per ultimo il tecnico della nazionale croata, Zlatko Dalic, la presidentessa croata che abbraccia Ivan Perisic avvolto dalla bandiera a scacchi bianco e rossi, così come il portiere di riserva, così come Rakitic, centrocampista di una Barcellona che quest'anno ha vinto la Liga Spagnola. Ma ora è il momento più atteso, ora è l'atto conclusivo, ora è il momento in cui i campioni del mondo, anche loro salutati dal corridoio dei croati, e quindi gli sconfitti che salutano e rendono omaggio ai vincenti, le giacche di Macron, i completi grigi dei presidenti della Repubblica Francese, della Federazione Russa e della Repubblica Croata, che si bagnano con Pogba che sale sul podio, che sale sul palco, con piano piano i giocatori francesi, con il loro capitano, con Lloris, che si avvicina nella zona più attesa, più ambita, quella dove staziona la Coppa d'Oro, la Coppa del Mondo. Eccolo qui l'abbraccio di Dembélé al presidente Macron, così come Giroud, così come Umtiti, che bacia la medaglia d'oro che gli viene concessa dal presidente Vladimir Putin, che stringe le mani a tutti, mentre la pioggia ora si fa torrenziale, mentre si aprono gli ombrelli sul palco, mentre Infantino si congratula con Kylian Mbappé, mentre Rami, che ha giocato poche partite, pochi minuti credo addirittura nessuno, l'ex centrale difensivo del Milan, va a raccogliere il suo meritato premio, la medaglia d'oro, mentre si avvicina al momento più atteso, mentre zuppo d'acqua di Didier Deschamps parla con le Petit Diable, con il Diablito, così come lo chiamano in Spagna, è lì nello stadio dei Colchoneros, lì nel Wanda Metropolitano, lì alla corte del Cholo Simeone, nell'Atletico di Madrid, una delle squadre più blasonate al mondo. Eccolo qui proprio il giocatore con la maglia numero 7 che sta per salire sul podio e sta per indossare, per mettersi al collo la medaglia d'oro, Pogba,
faccia la coppa prima ancora che venga sollevata dal suo capitano Messi Lloris. Toccherà a lui questa onorificenza. Era successo proprio a Didier Deschamps nel 98 a Saint-Denis, perché Laurent Blanc era stato squalificato nella semifinale con la Croazia, ed allora i galloni di capitano lì vestì proprio l'attuale commissario tecnico francese, mentre la Coppa del Mondo è ancora lì, mentre Pogba ebro di gioia va ad accarezzarla, così come Zonzi, a ricevere l'applauso dei presidenti delle repubbliche francesi, russa, del presidente della FIFA, del presidente della Repubblica Croata. L'abbraccio di Paul Pogba con Emmanuel Macron, che sono abbracci francamente molto sentiti, non sono di maniera. Sono abbracci che sono e arrivano alla fine di un torneo che è stato debilitante, stancante. Si è giocato per una stagione intensissima nelle squadre di club in giro per l'Europa, in giro per il mondo, e si è giocato anche un campionato del mondo che alla fine ha visto quattro squadre europee contendersi il podio, dal primo posto della Francia al quarto dell'Inghilterra, col secondo della Croazia e il terzo del Belgio, talentuosissimo del signor Martinez, che pure aveva lasciato a casa tale Raja Nainggolan, che sperano i tifosi dell'Inter possa fare le fortune della squadra allenata da Luciano Spalletti. Infantino a colloquio con Didier Deschamps, che ora si avvicina al presidente Vladimir Putin, anche lui pronto a consegnare la medaglia d'oro al commissario tecnico, al neo commissario tecnico campione del mondo. È il momento di Lloris. Eccolo qui il capitano francese, autore quest'oggi di un gesto che poteva riaprire una partita che era stata chiusa dal quarto gol di Mbappé, che lui aveva clamorosamente riaperto cercando un dribbling sconsiderato all'interno della sua area di rigore, all'indirizzo addirittura ai danni di tale Mario Mandzukic, che a questi trabocchetti proprio non cade mai, che in questi trabocchetti non cade mai. Il gol del 2-4 che tuttavia non ha dato speranze alla Croazia di andare a raggiungere nella finale, con una impresa disperata, la Francia, che aveva ben due gol e ancora due gol di vantaggio. Abbracciato da Emmanuel Macron, Didier Deschamps ora si avvicina alla presidentessa croata e riceve le congratulazioni anche da lei, il capitano francese Lloris, dal presidente della sua Repubblica, della Repubblica Francese, Emmanuel Macron. E stiamo arrivando al momento più atteso, perché dopo che riceverà le congratulazioni della presidentessa croata, Lloris si avvicinerà al podio, si avvicinerà alla zona dove staziona la Coppa del Mondo, dove staziona il premio più ambito da ogni bambino che si affaccia a questo sport e che comincia a tirare calci ad un pallone. Eccolo qui il presidente Infantino, che arriva vicino, consegna per un attimo la coppa ai due presidenti, quello croato e quello francese, la baciano entrambi, è un momento bellissimo, condividono questa gioia. Macron con la presidentessa croata e Infantino che si avvicina adesso al podio, dove ci sono solo le maglie dei blu della Francia, dove Lloris attende di poterla afferrare per sollevarla nel cielo di Mosca. È il momento, il capitano francese adesso dice a tutti di star seduti, è il momento di alzare la Coppa del Mondo nel cielo di Mosca. La Francia festeggia così il suo trionfo e la fine di un mese meraviglioso, un mese nel quale la Francia ha detto a tutto il pianeta del pallone che lei adesso è la più forte, che lei è quella da sfidare tra 4 anni in Qatar. Qatar, quale diamo appuntamento anche noi e i nostri radioascoltatori, ringraziando Paolo Nalandi per la collaborazione tecnica, Fulvio Collovati per la sua assistenza tecnica in questa radiocronaca, Francesco Repice infine da Mosca, ricordandovi che la Francia, battendo per 4-2 in finale la Croazia, si è aggiudicata per la seconda volta nella sua storia la Coppa del Mondo. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte. Bene, allora grazie a Francesco Repice per averci raccontato questa finale Francia campione del mondo 2018, grazie a Fulvio Collovati per i suoi interventi, grazie Fulvio davvero. Grazie a voi. E alla prossima.